Buonasera, buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati sempre qui in diretta su Caffè TV 24 con il nostro Tarlo, il talk show di approfondimento, di attualità, di cronaca, di politica. Eh sì, questa sera parleremo appunto, come vedete, in attesa del governo, gli cittadini si sentono sicuri? Un po' quindi collegato alla cronaca internazionale, al momento dei rapporti appunto tra il cosiddetto mondo occidentale e la Russia, e non soltanto questa, ma anche e soprattutto della politica italiana che ormai, insomma, è sulla bocca di tutti. Ne parleremo come sempre con i nostri prestigiosi ospiti che a breve vado a presentarvi. Saluto come sempre in studio la nostra Samuela. Buonasera Samuela. Buonasera a tutti. Ben ritrovata anche a te. Grazie. Come sempre l'invito, eccoci qui, l'invito a telefonare in diretta allo 049 al 7800204 oppure con i consueti sms al 383 810 7730. E parto subito, non perdiamo altro tempo, voglio subito presentarvi gli ospiti di questa sera. Partendo dalla mia destra abbiamo Raffaele Zanon, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia. Buonasera Raffaele, buonasera, ben ritrovato. Al suo fianco abbiamo Paola Ghidoni della Lega. Buonasera Paola, ben ritrovata anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti. Al suo fianco abbiamo Simone Borile, capogruppo del Movimento 5 Stelle e consigliere comunale di Padova. Buonasera Simone. Buonasera a voi, grazie. Ben ritrovato anche a te. Alla mia sinistra partiamo con Andrea Frizzera, pronti pronti nello spermo. Sentite che sono già molto molto veloce questa sera, siamo veramente in linea. Qui Andrea Frizzera, segretario provinciale del Partito Socialista di Padova. Buonasera. Buonasera Frizzera. Buonasera. E ben ritrovato anche a lei. Al suo fianco abbiamo Luciano Sguotti del Buonasera. Partito Democratico. Buonasera, e ci sta per raggiungere anche Angelo Zuppardo di Liberi e Uguali. Grazie di essere tornato con noi. Grazie. Sguotti. Bene, stavamo dicendo un'introduzione molto veloce perché è bello poter parlare e cercare anche di approfondire in questa settimana, 10 giorni, insomma, abbiamo visto negli ultimi 10 giorni la prima presidente del Senato donna, tra l'altro padovana, e proprio un incarico di prestigio, anche il mandato che gli è stato dato dal presidente della Repubblica Mattarella per provare a sondare, di trovare un eventuale, come si dice in questo linguaggio politichese, mi perdonino gli ospiti, quadratura tra le istanze dei vari partiti. La troverà, non la troverà? Sentiamo subito cosa ne pensa. Partirei direttamente, insomma, da uno dei contendenti prioritari, Movimento 5 Stelle, Simone Borile. Ma siamo in una fase ancora di concertazione, quindi a mio giudizio la matassa non si risolverà nel breve tempo che tutti noi auspichiamo di fatto. Il Movimento 5 Stelle ha proposto comunque una convergenza programmatica su alcuni punti, proprio perché l'attuale legge elettorale non consente ad un'unica forza politica coalizione di formare un governo, quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso, mi verrei da affermare, è chiaro che adesso bisogna sedersi attorno ad un tavolo e cercare di convergere su dei punti attraverso magari quello che potrebbe essere una attitudine o comunque una similitudine in alcuni argomenti che sicuramente trovano particolare sensibilità e quantomeno somiglianza con il programma anche della Lega. Non a caso le forze politiche che sono emerse dall'ultimo incontro elettorale sono quelle appunto del Movimento 5 Stelle e quelle della Lega. Vediamo cosa succede, vediamo effettivamente se si giunge ad una convergenza, vediamo se Forza Italia vorrà sostenerlo esternamente, perché leggevo una nota anche di poche ore fa in cui si è chiesto in un qualche modo da parte a Berlusconi di farsi un po' da parte e di sostenere eventualmente questo accordo programmatico. Vediamo, ecco, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, e parlo anche, attenzione, in termini di elettorato. Il Movimento 5 Stelle ha una sua genetica. È nato cercando di portare avanti un programma che fosse un po' un antisistema, che fosse un progetto politico di profondo cambiamento.
È chiaro che una eventuale alleanza con il partito di Berlusconi potrebbe in un qualche modo anche non essere compresa dalla maggior parte dei nostri elettori. Ecco, faccio un'analisi oggettiva e scevra da eventuali posizioni, però è chiaro che questo potrebbe, come potrebbe essere un'alleanza con il PD, che fino a 2 mesi fa chiaramente noi ci siamo scontrati molto. In modo molto acceso. Quindi va spiegato agli elettori e dal mio punto di vista, proprio perché siamo in una condizione di stallo, di pericoloso stallo, ritengo che a questo punto bisogna convergere su alcuni punti programmatici, un modello un po' alla tedesca. Grazie, grazie a Simone Borile e Paola Ghidoni, insomma, esponente della Lega, impegnata politicamente e territorialmente, ma non solo nel territorio. E come la vede la Lega che di fatto attualmente con Salvini Premier è la voce di questo centrodestra, insieme ovviamente a Fratelli d'Italia e a Forza Italia? Certo, sicuramente la Lega è leader di questa coalizione e difatti è Salvini che sta portando avanti la trattativa. Credo anch'io che siamo ancora in una fase interlocutoria. C'è da dire che non è poi passato così tanto tempo, è più o meno un mese e mezzo, mi pare. E se andiamo a vedere altri paesi che per carità hanno realtà sicuramente diverse dalla nostra, però ci sono paesi che sono andati avanti mesi e mesi prima di trovare una soluzione, avendo un risultato che non permette ad una forza politica di governare immediatamente dopo le elezioni, perché questa legge elettorale lo impedisce. E quindi occorre appunto trovare convergenza su programmi e credo che non sia semplicissima, cioè non è sicuramente immediata da trovare. Per quel che riguarda il mio partito, io sono ottimista nei confronti di Matteo Salvini perché finora mi pare che si sia rivelato un politico di esperienza, nonostante alla fine sia giovane e sia anche alla sua prima esperienza importante. E quindi, però, finora credo innanzitutto che abbia dimostrato grande senso di responsabilità, perché tutto sommato la Lega al momento non ha ottenuto niente, per cui, come ha detto lui, ha fatto un passo di lato, indietro. E quindi ha dato veramente come priorità il paese e l'obiettivo di raggiungere comunque una convergenza con le forze politiche che hanno ottenuto la maggioranza dei voti. Mi pare che altre forze politiche invece questo senso di responsabilità ce l'abbiano un po' di meno. Sono però ottimista, ripeto, sono ottimista anche tra l'altro nella senatrice, nella presidente Casellati, che anche lei mi sembra una persona che sicuramente, se una possibilità c'è, è in grado di trovarla. Grazie, grazie a Paola Ghidoni. Beh, insomma, responsabilità politica e Martina come segretario facente funzione, chiamiamolo così, comunque reggente in pectore, chiamiamolo nel modo, diciamo, in attesa del congresso del Partito Democratico, dice, beh, non è, ha detto in questi giorni, anzi, Sguotti, non è compito del Partito Democratico trovare la soluzione. Il governo, noi abbiamo presentato la nostra idea, abbiamo perso, devono proporre chi ha vinto. No, Sguotti, cosa ne pensi? Cambiata questa Questa situazione. linea mi pare che è coerente. Faccio 2 annotazioni. Oggi pomeriggio Salvini esce con un hashtag dicendo si va al governo. Dopo 2 ore, quando è uscita la delegazione dei 5 Stelle, mi pare dalla Presidente Casellati, mi pare che la dichiarazione di Forza Italia, c'è un nuovo super veto. Allora, queste due cose confliggono. Mi pare che la situazione che è davanti agli occhi dell'Italia, degli italiani, è che due posizioni che confliggono in questo momento, perché
chi riconosce un unico partito, mi pare che, voglio dire, io non lo so se Salvini sarà in grado di essere riconosciuto dai 5 Stelle come l'unico interlocutore in un'operazione di scrittura di un programma elettorale, di un programma di governo, oppure se vuol dire, la situazione domani la Casellati dovrà rappresentarla come una ennesima, come dire, momento di stallo. Tutti hanno ancora bisogno di decantazione, quindi vedremo a quel punto come si presenterà la Casellati con queste dichiarazioni che ci sono in campo. Quando io sento le dichiarazioni di Maio della componente 5 Stelle che dice: mai con nessun tavolo vorrei che ci fossero altri alleati se non chi li rappresenta Salvini, vedremo se questo, vuol dire, è la unità del centrodestra o se questo presagisce, come dire, che saranno loro due soltanto i contraenti di questo famoso contratto di governo. E non voglio anticipare un po' di domande anche successive, ma Sguotti, è stato proprio Di Maio nei giorni scorsi che ha detto: beh, io tengo aperto tutti e due i forni, no? Ma o si sbriga uno, porto questa similitudine ovviamente, ma cosa ne pensi? Quindi la porta aperta? Ma io credo che, c'è di mezzo la figura istituzionale del Presidente. Mi pare che il PD ha detto che se il Presidente darà altri mandati, altre indicazioni, il PD è pronto ad assumersi la sua responsabilità. Ah, questa è una novità importante. Mi pare che questa è la posizione, però c'è il Presidente che deve fare la sintesi per poter dare un governo a questo Paese. Grazie, grazie Sguotti del Partito Democratico. Raffaele Zanon, Fratelli d'Italia ha avuto un risultato positivo come coalizione, parte fondamentale del centrodestra, prima come Casa della Libertà quando c'era ancora Alleanza Nazionale, adesso ormai negli ultimi anni conclamato partito a livello nazionale, non fa ovviamente parte del, diciamo, come spettatore all'interno del centrodestra. Come vede questa situazione? Ma direi che Fratelli d'Italia sta svolgendo un ruolo anche importante all'interno della coalizione di centrodestra per creare quella compattezza che risulterebbe un tradimento nei confronti degli elettori se venisse in qualche maniera venisse messa in discussione. E io sono sicuro che, nonostante i tentativi e le riproposizioni di Di Maio, mi sembra che Di Maio in questo periodo sia più attento a richiedere fortemente quella poltrona alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che a pensare di dare una risposta in questo momento a tanti italiani, a tante realtà che si attendono da questo turno elettorale un risultato e un governo. Ecco, io devo dire che stando con le categorie produttive, stando a fianco di tante realtà sociali, mi rendo conto come vi sia un'attesa che forse è lontano ancora dall'entrare nella mentalità di chi, non ricordiamolo, mi riferisco ai 5 Stelle, sono arrivati secondi in questa tornata elettorale, perché la coalizione che ha raggiunto la maggior percentuale è inevitabilmente il centrodestra, e noi crediamo che da lì si debba partire, ma nessuno si sta impuntando all'interno del centrodestra per dire: devo farlo io o il sottoscritto o nessuno. Anche questa penso sia una forma che non appartiene alla politica, almeno quella con la P maiuscola alla quale io sono abituato, e devo dire che pensare anche che si sta riesumando addirittura la politica dei due forni, l'importante è un forno vale l'altro, beh, se siamo a questo livello vuol dire che forse dovremmo meditare seriamente su che programma si vuole imperniare l'azione di governo. Ecco, quindi ci sono delle contraddizioni che emergono. Fratelli d'Italia ha chiesto fortemente al Presidente della Repubblica che venga rispettato il voto degli italiani che hanno votato una coalizione che è arrivata, ha preso una percentuale che secondo questa legge elettorale non gli permette di governare, ma che può permettere di comunque aprire un confronto per arrivare ad una maggioranza. Io sono ottimista, anche se dico che siamo partiti molto male, queste schermaglie non favoriscono il dialogo e il confronto, perché credo che sia sarebbe bello, ecco, che il dialogo cominciasse a
a trattare dei programmi con cui si vogliono affrontare i principali problemi del paese. Non ho ancora sentito, ecco, questa voglia. C'è più voglia di poltrone che voglia di rispondere alle esigenze degli italiani che hanno votato e che non sono, direi che non condividono questo balletto a cui stiamo assistendo. Grazie a Raffaele Zanon e Andrea Frizzera, giovane coordinatore provinciale, no? Abbiamo sentito sì. Prima, possiamo dire la sua età? 22, vado per i 23. Bene, quindi giovane impegnato nella politica. E insomma, come vede queste schermaglie? 45 giorni, 45 giorni dalle elezioni, tutti che insomma è importante sfornare o è importante insomma attendere per trovare la miglior sintesi possibile? Innanzitutto sì, stiamo parlando di 45 giorni, cosa che nella nostra storia repubblicana in realtà è avvenuto assai raramente. Sì, è vero che ci sono altri paesi europei che non hanno trovato subito la quadra per un governo, ma è vero anche che non possiamo permetterci troppo a lungo questo lusso. Dall'altro lato ha ragione Zanon nel dire che non c'è nessuno nel centrodestra che sta ponendo, diciamo, come primaria la propria nomina alla presidenza del Consiglio e quindi non c'è da escludere che la presidente Casellati esca con un terzo nome, cioè se l'accordo si può trovare fra i 5 Stelle e il centrodestra non può passare attraverso i loro leader più significativi, perché nessuno ha ottenuto quella maggioranza schiacciante sull'altro. Poi, ora, io non mi voglio inserire in dinamiche nelle quali io e il mio partito siamo più degli spettatori, perché questa ora è la nostra funzione e questa sarà la nostra posizione nei prossimi giorni. Aspettiamo che si esaurisca il mandato per la quale la Presidente Casellati è stata investita, e però al termine di questo, qualora non si fosse riuscito ad individuare un percorso, una via per arrivare ad un nuovo governo, allora si potrebbero aprire dei nuovi scenari e in questo caso, questo lo possiamo assicurare, ci comporteremo con responsabilità. Grazie ad Andrea Frizzera del Partito Socialista. Ecco, ci ha raggiunto Angelo Zuppardo di Liberi Uguali. Buonasera Angelo, buonasera. Ben ritrovato. Insomma, l'aspettavamo perché è arrivato giusto per parlare lei. L'argomento di questa sera, come sa, è in attesa del governo, i cittadini si sentono ovviamente o no sicuri, ma lo affronteremo insieme a voi. Come vede questo politica dei due forni da parte del Movimento 5 Stelle e soprattutto questa decisione di veti incrociati nel centrodestra con il Movimento 5 Stelle? Stiamo seguendo la transizione da un sistema maggioritario a un sistema proporzionale. Questo è il primo dato. Il secondo dato, i 5 Stelle non esistono i 5 Stelle e poi esiste la politica. E questo è un errore dei 5 Stelle. I 5 Stelle sono il primo partito del paese. Io credo che abbiano il dovere e il diritto di governare, e però la politica non può prevedere, per me vanno bene Lega e PD, perché sono due cose completamente diverse, e da quale parte vogliono guardare e vogliono governare questo paese è, come dire, un obbligo morale dirlo, perché la cosa dei due forni è vecchia quanto il mondo, significa sto in una trattativa dicendo, mentre dialogo con qualcuno, guarda che posso fare un accordo con un altro. Peraltro, ora, il mio giudizio sul Partito Democratico è noto, ma tra la Lega e il PD c'è una divisione, un abisso, su tutte le politiche. Quindi dire che per me vanno bene l'uno e l'altro, a me pare che il Movimento 5 Stelle deve scendere sulla terra. E la terra prevede che devi da una parte devi guardare, e con quella parte fino in fondo devi fare i conti per governare. Scegli di guardare la destra e fai di tutto per governare con quell'area politica e culturale. Scegli di guardare alla sinistra, al centrosinistra, lavori per schiodare il Partito Democratico da una posizione che è in parte comprensibile, in parte no, però non puoi stare a pensare che tu sei nel lupo e l'uranio e tutti gli altri siamo la politica e io sto facendo del mondo. Questo alla lunga logora, è il tempo delle scelte. Il problema dei 5 Stelle qual è? Che hanno metà del gruppo parlamentare che probabilmente guarda un accordo col centrodestra e metà del gruppo parlamentare che guarda l'accordo del PD. Hanno metà degli elettori che tendenzialmente sono elettori che avrebbero anche potuto votare centrodestra e metà degli elettori che avrebbero potuto votare centrosinistra. E questo li costringe,
È la Democrazia Cristiana 2.0. Ah, questa è una formazione forte. Borile, insomma, questa non l'avevo mai sentita, no? Movimento 5 Stelle, la nuova Democrazia Cristiana dei giorni nostri, cioè Democrazia Cristiana 2.0. È così. Ma allora, il Movimento 5 Stelle è un movimento trasversale, ci sono molte sensibilità che vivono e che caratterizzano questa forza politica. È vero, ci sono dei temi molto cari a noi, che sono anche molto vicini probabilmente alla sinistra nell'ambito del sociale, per esempio, ma anche nella visione della politica, anche se vogliamo, europea. Poi abbiamo invece dei temi molto cari anche a destra, questo è vero, perché il tema dell'immigrazione, il superamento della legge Fornero, cioè ci sono veramente una serie di dinamiche, che convivono all'interno di questa forza politica, che mette il 5 Stelle in un qualche modo in una linea di scelta molto prudente, questo sicuramente. Ed è per questo che prima non ho parlato di schieramenti, anche se sono della ferma convinzione che il primo dialogo deve avere luogo tra quelle forze politiche che si sono ovviamente affermate nelle ultime elezioni. Quindi il dialogo deve cominciare tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, perché così gli elettori ovviamente hanno sancito. Ecco, se poi non si dovesse giungere ad un dialogo, il Paese ha bisogno di un governo, il Paese ha delle urgenze e il Paese quindi deve mettersi nell'ordine di idee, che deve attuare determinati punti di programma nell'immediato, e che questo in un qualche modo fa convergere una serie di responsabilità anche che possono approdare anche dalla parte sinistra, dalle forze politiche. Quindi non è, mi scusi, faccio un attimo una sintesi, se non avrei capito male. Il mandato prioritario chiaramente è quello che hanno voluto gli elettori con il voto del 4 di marzo, però il Movimento 5 Stelle non escluderebbe a priori che, se da una parte non ci fosse una convergenza di qualsiasi titolo, per il bene del Paese non si potrebbe guardare dall'altra parte. Guardi, sono anche della ferma opinione, le faccio un esempio. Sì. Quando uno deve formare un governo e fa il nome di un ministro, è perché vuole bruciare quel nome. Quindi secondo me molto spesso anche coinvolgere altre forze politiche può in un qualche modo destabilizzare anche quello che potrebbe essere l'anima di quella forza politica. Perché dal PD c'è un'anima che è molto anche sensibile al 5 Stelle, proprio per un'affinità tematica, e questo va riconosciuto. Però c'è un'anima invece del PD che è molto ostile al Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è ostile al vecchio PD renziano, insomma. Quindi è chiaro che questo, in un qualche modo, aver nuovamente coinvolto il PD a prendere delle scelte, se allearsi o meno col 5 Stelle, ha creato, probabilmente ha generato anche una serie di conflitti, di tensioni nuovamente interne. Fermamente ritengo che il PD in questa tornata elettorale debba stare all'opposizione, perché se starà all'opposizione sarà l'unica opposizione e rinascerà nuovamente. Un'analisi particolare, Sguotti, e in attesa che, devo dire la verità, questa sia, sono arrivati già talmente tanti messaggi che abbiamo dovuto riavviare il computer perché si è bloccato. Sì. Infatti c'è qui la Samuela che è un attimo in agitazione. Sguotti, e lei, rompiamo proprio il gelo, dai, no, qua siamo mai in un clima molto positivo. Parto da queste ultime proposizioni di Simone, perché ritengo che sia reale, cioè c'è una parte che vorrebbe, ci sono tutta una serie di... Però, vuol dire, vado alle proposizioni iniziali, e su queste io credo sia ci sta, vuol dire, tutta la contraddizione di questo momento e di questa, di dove andrà questo mandato. Cioè, quando si dice dobbiamo dialogare e fare l'accordo con il centrodestra, ok? Esce Di Maio dal presidente Casellati e dice: io al tavolo mi siedo solo con Salvini. Questo ha detto oggi. Al tavolo mi siedo solo con lui. Ora, questa è la questione fondamentale che hanno da sciogliere. Al tavolo di un accordo di programma per fare un governo, Di Maio ha detto: io mi siedo solo con lui. Questa dovranno scioglierlo, sta roba qua. Non hanno detto c'è una persona terza con la quale possiamo dialogare e possiamo... No, no, al tavolo con me viene solo Salvini. Questo io ho raccolto dalle dichiarazioni che sono uscite. Non so se qualcuno mi smentisca su questo. Allora, io credo che sia molto difficoltoso questa sintesi da fare e da riportare
alla Presidenza della Repubblica, perché se ci fosse stata una disponibilità a trovare un ulteriore momento di sintesi, io credo che l'avrebbero offerto. Oggi i 5 Stelle mi pare non l'hanno offerto, se non in modo abbastanza acerbo, perché il centrodestra possa accogliere questa proposta. Spetterà il centrodestra a dire se quel dialogo, a quel tavolo, ci andrà solo Salvini in rappresentanza di tutti gli altri. Grazie Sguatti, faccio un po' il provocatore ancora questa sera, ma se domani mattina ci fosse invece la cosa di, vabbè, facciamo col Partito Democratico ma senza Renzi, cosa succederebbe? Perché potrebbe essere anche un nuovo modo di interpretare la politica, nel senso che ricordiamo anche che ci segue da casa, non è che ci sia un tempo minimo o un tempo massimo per fare un governo. Il PD si pronuncerà in modo, il PD è un partito che tra l'altro ha convocato la sua direzione nazionale, quindi andrà verso un ulteriore pronunciamento, il pronunciamento della direzione che in questo momento sta all'opposizione. Ok, perfetto, grazie a Sguatti. E Raffaele Zanoni, in attesa appunto di veramente delle decine di messaggi che abbiamo intravisto prima, ma che hanno bloccato la ricezione, le domando, e se Salvini ipoteticamente, cosa che adesso è lontanissima dall'essere e anche dall'ipotizzare, anche in base alle sue dichiarazioni, dovesse chiedere un eventuale appoggio esterno ai due partiti del centrodestra, come si comporterebbe secondo lei il rimanente, quindi il suo partito e anche Forza Italia, oppure in generale come si potrebbe delineare un'ipotesi del genere? Si potrebbe essere utile, non utile, con delle conseguenze? Io credo che sia il 5 Stelle che forse le altre forze politiche giocano un po' sulla logica dei nomi, ma il centrodestra è più compatto di quanto possa apparire. Poi ovviamente c'è anche all'interno del centrodestra ci deve essere un confronto e un dialogo. Una delle cose che delle regole che ci siamo imposti quando siamo partiti per questa avventura, non solo quella di condividere un programma sul quale ci piacerebbe avere un confronto con chi in realtà vuole ambire a governare col centrodestra. Ecco, su questo devo dire che non ci sono state approfondimenti o messaggi, ci sono stati più veti, perché non solo il veto c'è stato su Forza Italia, ma anche, devo dire, una sorta di discriminazione anche nei confronti di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Quindi, ripeto, il centrodestra compatto ha designato Salvini a guidare la coalizione in questa, che non deve essere per un'avventura, perché non c'è un tempo minimo e massimo per prendere in giro gli italiani, per sbugiardare il voto del 4 marzo, ecco, qui stiamo parlando di cose serie, e anche per smontare di fronte all'opinione pubblica il valore delle istituzioni, perché se questo balletto dovesse continuare con i veti incrociati o con le alchimie che ricordano, devo dire, dovevamo essere alla Terza Repubblica, siamo ritornati alla prima, anche nei linguaggi. Cioè, anche nei linguaggi, e io devo dire che ho l'impressione che se non c'è una dimostrazione di responsabilità, ho l'impressione che daremo la possibilità agli italiani per dire: beh, allora è meglio ritornare al voto. Ma saranno gli stessi italiani? Cioè, io sentendo degli imprenditori che hanno bisogno di un governo autorevole per poter magari programmare i propri investimenti in Italia piuttosto che all'estero, io mi rendo conto che l'assenza di un governo preoccupa tutti e dicono: beh, ma se il balletto continua all'infinito, beh, meglio tornare alle elezioni e porre mano subito alla legge elettorale, ma farlo in pochissimo tempo, lo si può fare in pochissimo tempo, però prendere in giro la politica in questo caso, come sta accadendo, mi sembra una situazione che poi va a svantaggio della politica, ripeto, quella con la P maiuscola. Certo, perché appunto Zanon diceva il tempo minimo e il tempo massimo, giustamente, per prendere così in giro la volontà elettorale. Ricordiamo però che nella nostra storia repubblicana ci sono stati dei governi che sono cosiddetti stati lampo, nel senso il governo Monti, ad esempio, ci hanno impiegato un giorno per approvare, insomma, dare la fiducia alle Camere, il governo Prodi 2,
è durato anche quello, in una giornata è stata fatta, però ci sono state soprattutto nella cosiddetta Prima Repubblica delle situazioni diverse, ad esempio il governo di Cossiga nel 79 ha avuto bisogno in due mesi, lo stesso Letta nel 2013, nel 2008, balneari, i governi balneari, il Prodi 2 nel 2008, cioè voglio dire, ci sono stati, e ricordiamo che quello che ha, insomma, tra virgolette, più decantato nel merito il termine più ultimo possibile è stato il governo Dini nel 1996, con ben 127 giorni per decidere di dare la fiducia appunto a questo governo. Bene, i tempi ovviamente sono cambiati dal 96 ad oggi, è passato veramente di tutto, crisi economica internazionale, rapporti mondiali, addirittura anche il cambio della moneta nell'Unione Europea, quindi grandi mutamenti. È vero, non c'è un'unica fonte e capacità di governo, perché il Presidente della Repubblica può scegliere anche diverse opzioni di governo, no Zuppardo? Sì, no, ma io non mi scandalizzerei molto dei tempi, lo sapevamo, si è scelta la legge elettorale, noi 5 Stelle non l'abbiamo votata, però quella legge elettorale poteva portare a quell'esito, se poi c'era qualcuno che pensava che in Italia c'era una forza politica che prendeva il 50%, non è mai successo neanche quando la Democrazia Cristiana ha raggiunto il nostro paese in un sistema proporzionale, non è un sistema americano dove hai un dualismo così forte tra le forze politiche. Dopodiché, ripeto, intanto c'è un governo, sono stati spesi 776 milioni di euro per l'acquisto dei droni militari nella commissione speciale col voto di 5 Stelle, Lega, PD e Fratelli d'Italia, quindi c'è un governo, soldi che io non so fino a che punto è utile, se riteniamo che i 5 Stelle avevano detto che bisognava tagliare le spese militari, soldi che non so a che cosa sono utili, e se riteniamo che la guerra in Siria noi dobbiamo partecipare, se invece su quella guerra vogliamo aprire una grande riflessione per il ruolo che in politica estera ha avuto l'Italia, sempre nel Mediterraneo, che è stato un ruolo di mediazione e non di partecipazione al conflitto. A proposito di temi, seconda questione, io penso che come sempre in questi passaggi c'è tanto di politica, c'è anche un po' di, come dire, bisogna far digerire l'operazione politica, perché l'operazione politica va fatta digerire, io penso che faranno l'accordo e i 5 Stelle digeriranno anche re Silvio Berlusconi, ed è forse questo un atto di salute pubblica, perché questa idea che non esiste nel paese di destra e sinistra è una follia che si è inventata, non c'è paese credo al mondo, anche i paesi più liberali, l'America, nella sua forma più emancipata, i conservatori democratici che sono imparagonabili alla destra e sinistra italiana, ma sono forme di distinzione politica. Credo che solo in Polonia non esiste un partito dove ci sia destra e sinistra. Questa è stata sicuramente la crisi della politica, però io credo che alla fine... Forse anche in Cina. Forse anche in Cina, diciamo, quello è un sistema politico dove, diciamo, non esiste la democrazia liberale. Però io penso che sia salutare per il paese, sia salutare per il paese. Oppure si chiuda questa storia, si apre definitivamente una fase sui temi e sulla discussione e si affronti anche e si verificano le condizioni perché si apra una discussione completamente diversa. Io, come dire, il segretario non dimesso del PD, che ha in mano ancora la linea politica del PD, sequestrata più che in mano, e io penso che un grande partito popolare non può sottrarsi ad una discussione di questo tipo, capisco. Non è che voglio dire, io voglio bene a Francesca, se Francesca non mi si mette con me, mi mette con Antonella. Diciamo che Antonella non è molto contenta di questo atteggiamento. Però se si deve aprire la discussione in questo paese per offrire anche un'ipotesi di governo su alcune questioni, qualora questo campo non funziona, cosa su cui io dubito. Io penso che invece tra Salvini e Di Maio c'è una forte intesa, e tutto il problema è far digerire ad un pezzo di elettorato 5 Stelle il fatto che Berlusconi sarà nella compagine di governo con le forme, e lui vuole starci, con le forme che la politica ci offre. Beh, anche questa è una riflessione non certo campata in aria, e anche sicuramente molto attuale, potrebbe essere uno degli scenari che troviamo. Guidoni, prima di lanciare la prima carrellata dell'intervista della nostra Alessia Nicetto, e nel mentre forse riusciremo a mettere a posto anche i messaggi, e volevo domandare, la Lega, no? Questo scenario un po' prospettato dall'esponente di Leu, no? La Lega si può sottrarre dal suo ruolo oggi
di portare avanti il centrodestra ad ogni costo, trovare una soluzione per il paese, in quanto in pectore è stata rappresentativa e rappresentante, insomma, della maggioranza dei cittadini, e se sì, se no, fino a che punto si è disposti a, insomma, a trattare, perché insomma, penso che ci sarà un cosiddetto breaking point, no? Per utilizzare questi termini anglosassoni, prego. Certo. Ma io ribadisco, sicuramente Matteo Salvini è il leader di questa coalizione e sta portando avanti il programma di questa coalizione, programma che è stato sottoscritto, condiviso ed è stato votato dai cittadini. Sinceramente io, guardi, l'unica certezza che ho è che, e quindi lo posso dire senza tema di essere smentita, che la Lega non si allea con l'EU, non farà mai un governo col PD. Questo penso di poterlo dire. Beh, insomma, men che meno con l'EU. Perché anche l'ipotesi, ecco, poi, se quando i due poli non trovano una sintesi, magari si trovano anche le divergenze. Prima voi avevate, grazie ai Ghidoni, avevate un po' introdotto il fatto, alcuni di voi, due se non ricordo male, che se non si trovasse dopo un po' di tempo una sintesi, beh, bisogna fare una, diciamo, una nuova legge elettorale in tempi brevi, perché si può fare una legge elettorale in tempi brevi e frizzera. Sì, si può tutto. Abbiamo visto, si è votato il governo Monti in un giorno, però per fare l'attuale legge elettorale, che adesso non va bene a nessuno, sono voluti 5 anni. E con una maggioranza schiacciante in Parlamento, giusto, Frizzera? Cosa la vede? Potrebbe essere la panacea fare una nuova legge elettorale e tornare al voto qualora non si trovasse una sintesi? Ma io sono dell'idea, se non sbaglio proprio qui in trasmissione, l'avevo detto un mese fa, che se si creasse un governo di scopo e quindi il Parlamento avesse come principale obiettivo quello di redigere una nuova legge elettorale, forse sarebbe davvero l'occasione per riavvicinare l'elettorato a chi ovviamente i voti li deve raccogliere, a reintrodurre le preferenze e via dicendo. È vero anche che se vogliamo fare un ragionamento che vada a tener conto unicamente della questione della governabilità, sì, probabilmente le forze politiche che avranno i voti maggiori in Parlamento per far passare la legge elettorale mireranno a introdurre un premio di maggioranza o a ridurre il sistema, che ha ragione il collega di LeU italiano, essere cioè essenzialmente proporzionale, come dire, pluralista, a ridurlo invece in qualcosa di maggioritario, che però, va detto, non appartiene alla cultura politica di questo paese. Certo, un po' anche per ritornare, per chi sia un po' di memoria storica, ma neanche tanto tempo fa, a quella cosiddetta sentenza della nostra Corte Costituzionale, che aveva dichiarato un po' il porcellum, no? Anticostituzionale, però visto che comunque sono stati tutti eletti, va bene lo stesso, rimangono nei posti e si pensi a una nuova legge elettorale che, insomma, tenga conto di questa indicazione. Ecco, non vorrei che questo ragionamento si attuasse nuovamente nella stesura di una legge elettorale, cioè con la fretta di ottenere una maggiore governabilità. Ma no, quest'anno non si fanno gli streaming. Non ci sono streaming quest'anno. Vabbè, dopo lo domandiamo anche, insomma, al promotore degli streaming, che all'epoca non c'era, Di Maio, ovviamente. C'era Bersani, che è stato, insomma, trattato a pesci in faccia. E Bersani, e anche Bersani, insomma, anche ha avuto, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, il mandato proprio dall'allora Presidente della Repubblica di fare, come dire, di sondare un po' come la Casellati, un po' pieno, però. C'era gli streaming. No, era un preincarico. C'erano gli streaming, quest'anno niente streaming. Solo Marini lo ebbe nella Seconda Repubblica. Questa volta niente streaming, è finita l'epoca degli streaming. Bene, allora, dalla politica 2.0 vediamo come si evolverà nel 2.1. Prego la regia di mandare la prima carrellata delle interviste a rientro. Partiamo subito con gli SMS. Prego regia, grazie. Si sta aspettando troppo tempo per formare la nuova squadra di governo? Decisamente sì, e quindi si spera che si muovano, però la situazione non è semplice da risolvere. Quindi chissà, forse dovrebbero dare di nuovo l'incarico a Gentiloni con un governo di unità nazionale per un po', e intanto cambiare la famosa legge elettorale, perché con quella non si va da nessuna parte. O fanno un maggioritario con premio di maggioranza, o non ne caviamo ragno dal buco. Cosa dovrebbero fare i partiti per creare a breve un governo? Tagliarsi bene subito, fanno schifo tutti. L'Italia non è l'Italia, non fanno politica, ma l'Italia è dei partiti, non è della politica, è dei partiti.
Quindi che governo ci vorrebbe per lei? Faccia lei, che governo ci vuole, qua per mettere d'accordo tutti, impossibile. La responsabilità di questa lentezza nel formare il nuovo governo si potrebbe imputare a chi? Imputare a chi? Un po' a tutti i partiti, perché non sono d'accordo su niente, e allora prima promesse, adesso invece è quasi insulti. Giusto? Per me. E d'altra parte noi non possiamo fare nulla, abbiamo solo votato e basta, è l'ultima parola, per noi non conta. E quindi che governo nascerà alla fine? Che governo nascerà? Saremo a capo di prima, nulla, nulla. Dobbiamo aspettare nulla da questo governo. Ormai siamo andati in decadenza troppo su tutto e per tirarsi su sai quanto ci vorrà. Una vita che noi abbiamo speso e che i nostri ragazzi purtroppo subiranno. Per lei è troppo lenta l'attesa per il nuovo governo? Beh, direi assolutamente sì. Secondo me si andrà a elezioni, nuove elezioni. Ecco. Colpa di questo stallo al governo? Bella domanda, io credo un po' di tutti e due, ma signor Berlusconi dovrebbe fare una marcetta indietro, per me. È anche Renzi un passo di lato. Lasciare spazio a questi giovani, che a questo nuovo governo che deve essere giovane, con voglia di fare. Non vogliono Renzi gli italiani, mi pare aver capito, no? Che ne pensa della situazione di stallo che sta vivendo il nostro paese in attesa del nuovo governo? Guardi, io non ho parole, perché siamo arrivati a questo punto, insomma, è addirittura incredibile che non si possa costituire un governo laddove c'è stata praticamente una dimostrazione da parte del cittadino italiano di volere cambiare. In effetti ci sono le condizioni per cambiare, c'è gente che effettivamente vuole cambiare, ci sono dei giovani, facciamolo sto governo. Bisognerebbe fare qualcosa per velocizzare la formazione del nuovo governo? Beh, certamente no. Dovrebbero essere tutti disponibili, no, a fare una cosa comune, no, avere progetti in comune. E secondo lei quale potrebbe essere la coalizione vincente? Ma ci potrebbe stare anche il Partito Democratico, se ha buone proposte. No? Con chi? Beh, con 5 Stelle. E la Lega, perché hanno vinto loro, quindi sarebbe una cosa, diciamo, non adeguata non farle partecipare al governo proprio quelle che hanno avuto maggior parte dei voti. Mi spiego. Per lei ci sono dei responsabili che frenano la formazione del nuovo governo? Responsabili? Sì, io i responsabili. Inutile dire, bisogna che si metta d'accordo, perché è inutile. Il caso ha preso le sue decisioni. Se è Castellani, basta, sarà qui che fa il governo nuovo e potremo le votazioni nuove. Quindi per lei non nascerà una coalizione? No, no, non ci siamo, non ci siamo. E come avete visto, molte sono le opinioni, giustamente anche alcune, anche molto attente, dei nostri intervistati, appunto dall'Alessia Nicetto. Andiamo subito, abbiamo ripristinato i messaggi, veramente tanti, 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 tantissimi. Prego, Samuele. Ma di che sicurezza parliamo? Il GIP di Ragusa dissequestra la nave Open Arms. Disobbedienza a Libia dovuta a necessità e agli italiani. SC. Un presidente del Consiglio scaduto impone diktat contro la Russia, ma il danno economico al Nord-Est viene valutato? Stefano. In attesa che il teatrino della politica si concluda con un governo, l'Italia sprofonda nell'insicurezza. La serietà della nostra classe politica si commenta da sola, impernia tutto nei propri principi, ma nessuno va a difendere le necessità impellenti dei cittadini. Grazie Samuele, dopo se mi fai la cortesia di riprendere quando tratteremo nella seconda parte del nostro programma, la parte appunto sulla sicurezza, che ho visto che erano un po' citato nei primi messaggi. Ma è vero o no la serietà della nostra classe politica? Simone Borile, ma questa classe politica così vituperata, insomma, dall'opinione pubblica, dai commenti, dai talk show, dagli sms, dalle interviste,
Ma perché uno fa il politico allora a questo punto, magari impegnandosi nelle amministrazioni locali dove diciamo la remunerazione, se fosse questa, magari una delle principali come dire, leve, e sicuramente Archimede e Pitagora si sarebbero un po' come dire, scandalizzati, visto che molti lo fanno anche a titolo gratuito. Ma guardi, allora io andrei a dividere chi si impegna politicamente non per mestiere, ma chi magari lo fa anche nelle amministrazioni locali, che ricordiamo esserci dei rimborsi, dei gettoni di 30 euro lordi, quindi non stiamo parlando di nulla nelle grandi città, forse in quelli, nei comuni più piccoli addirittura nulla. Ma io penso che in questo caso, io cerco di capire un attimino quello che potrebbe essere anche una lettura che spinge determinate persone anche a partecipare attivamente per il proprio territorio, portare la propria esperienza pregressa, il proprio sapere, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto, idee propositive, avere un senso comune, un senso della cosa pubblica anche con estremo rispetto e rispettabilità. Questo è fondamentale. Quindi io sono della ferma convinzione che chi opera soprattutto a livello locale lo debba fare soprattutto se ha nel corso della sua esperienza, della sua vita, maturato, sviluppato, apportato qualcosa e quindi per la sua città lo mette anche a disposizione questo suo sapere, no? Quindi non c'è solamente una forma di pregresse conoscenze, ma anche una forma di passione. Io guardi, le dico, sono ormai è passato un anno da quando mi ero candidato sindaco a Padova ed effettivamente vivendo poi anche tutta la macchina comunale ci si appassiona, si cerca di capire i meccanismi che portano all'approvazione di determinate anche leggi comunali, di partecipare attivamente qualora la maggioranza lo consenta. Ecco, nel nostro caso di Padova questo non avviene, ma poco importa. Ecco, quindi le spiego, uno che da consigliere, da capogruppo nel territorio, vuole in un qualche modo, è molto legato al territorio, ha dei progetti per la sua città e li vuole realizzare. Ma soprattutto la differenza fondamentale, focale, è il contatto con i cittadini. Noi consiglieri e gli amministratori locali vivono, partecipano, passeggiano per le strade, quindi sentono, in altre parole, cercano di portare le istanze. Quindi è un ruolo delicatissimo quelli degli amministratori locali, più ancora a mio giudizio di quelli che lavorano a Roma. Proprio perché è vero che siamo su due livelli diversi, nessuno mette in dubbio questo, ma qui abbiamo la gente che ti scrive, che ti chiama, che ti suona il campanello a casa perché sa, io ho un problema, vieni a aggiustare qui, come potete risolvermi questo? Quindi è un rispondere a quelle che sono le esigenze della collettività in modo immediato e molto pragmatico, concreto. Grazie, grazie Simone Borile, perché hai introdotto anche tre temi che insomma a me piace anche un po' discutere con i miei gentilissimi ospiti, no? Il primo, che ha detto prima, appunto l'impegno territoriale, faccio subito a svuoti, ma è estesa agli altri rappresentanti politici, il Partito Democratico non dialoga col territorio, non si trova, non cerca di risolvere le istanze come fa il partito, il Movimento 5 Stelle, è la domanda ovviamente. La seconda, ha paragonato Borile un po' alla differenza, ovviamente strategica, tra chi è membro del Parlamento, sia esso deputato della Repubblica piuttosto che senatore della Repubblica, rispetto ad esempio agli amministratori comunali degli enti locali in via generale, ma anche rispetto ad esempio a quegli enti che sono comunque organi legislativi, quali sono le regioni. Però una cosa che a me piace ricordare è che ad oggi nelle circoscrizioni, per quelle previste dal testo unico degli enti locali, sopra le 250.000 abitanti, i comuni ovviamente maggiori, quindi con il doppio turno di elezione, le province ormai non ci sono più da un punto di vista di enti di primo livello, ma di secondo, quindi tra già gli eletti, e nelle regioni stesse, ma anche in Europa, tutti questi metodi di votazione sono tutte votazioni con l'espressione della preferenza da parte del cittadino. L'unica elezione che sfugge da una partecipazione attiva, da una scelta dell'elettorato speculare nel candidato piuttosto che il candidato A, che B, C di quella determinata lista, guarda caso, è proprio quella delle elezioni del Parlamento italiano. Ed è, non è un secondo lei sguotti, ma questa la vorrei estendere a tutti, se gentilmente date una risposta, un po' anacronistica, perché per 5 anni i partiti che hanno votato questa nuova legge elettorale alla fine hanno detto tutto e contro di tutto, però su una cosa erano d'accordo tutti: non introdurre le preferenze.
Come mai? Ma guardi, i sistemi li abbiamo vissuti in Italia, li abbiamo vissuti quelli che avevamo con le preferenze ed eravamo nella prima repubblica, e oggi stiamo paragonando questo momento storico come la prima repubblica. Quindi voglio dire, siamo arrivati a questa legge elettorale su sollecitazione perché dovevamo dare una risposta a quello che aveva detto la Consulta, eccetera. Non esiste la legge elettorale perfetta, insomma, ecco, io credo che esistono le capacità degli uomini e dei cittadini e dei rappresentanti di trovare delle mediazioni. Questa è, secondo me, la democrazia, la Repubblica, eccetera. Oggi ci sono delle volontà popolari, le volontà popolari hanno dato ad alcune forze politiche che si sono presentate alle elezioni un sostegno importante. Ora, la capacità di dialogo di queste forze politiche deve dare un governo al Paese. Questo io mi attendo, più che come politico, anche come cittadino. No, no, non può essere diverso dare, scaricare colpe, eccetera. Ci sono state delle elezioni. Il 4 marzo ha sancito una coalizione che ha vinto, un partito che è prevalso. Ora, la capacità della politica è quella di trovare gli accordi, di fare degli accordi. C'è bisogno di più tempo, c'è bisogno di più dialogo, c'è bisogno di mettere insieme. Oggi mi pare che c'è un tatticismo che, invece di andare a discutere delle questioni reali dei cittadini, è più un tatticismo, è un posizionamento, voglio dire, rispetto al governare. Però noi da cittadini abbiamo bisogno oggi di avere un po' di più di quello che abbiamo visto in queste settimane. Scusate, la interrompo solo un momento. Ci diano un segnale. Il tavolo ancora sul programma non si è costituito. Ecco, una volta si diceva fare sintesi, dopo le ridò la parola. Abbiamo una telefonata da casa, buonasera, con chi parliamo? Sono Vincenzo Pavia, saluto te. Carissimo Vincenzo, buonasera. I tuoi eroici ospiti, perché chi fa politica nei comuni sono proprio degli eroi. E saluto pure la Samuela, no? Grazie Vincenzo. Questa volta, Alberto, per la prima volta io ho votato tutte le elezioni da quando c'era la Repubblica, no? Ci hanno trattato tutti come analfabeti, no? Per la prima volta siamo andati a fare un segno di croce, praticamente. Cosa che non succedeva neppure quando c'erano gli analfabeti, e dopo la Repubblica, cioè le prime elezioni, c'era gente che non sapeva scrivere. Allora la preferenza si dava col numero, no? E ti davano uno stampino con la matita e giravi intorno al numero e tu davi la preferenza, no? Ma siamo sicuri che questa legge elettorale è costituzionale? Siamo sicuri? Adesso non so, questa trasmissione è cominciata 4 anni fa. Io seguo solo le televisioni private, no? Quando sento i dibattiti mi sembra di vedere delle registrate. Perché 5 anni fa, 5 Stelle primo partito, il PD aveva vinto con la coalizione, non era da solo, e ha avuto il premio di maggioranza. Poi Bersani l'hanno preso in giro lì con quell'incontro con i 5 Stelle, l'ha fatto pena. Poi è nato il governo Letta. Poi per la prima volta nella storia della Repubblica uno viene fatto segretario di un partito e mi fa cadere il governo. Stai sereno Letta, stai sereno. Quando è mai successo che cambiando un segretario? Poi se noi cittadini, cioè adesso questa volta siamo andati a votare in tanti, ma siamo sicuri che la gente continuerà a sopportare di essere presi in giro così? Cioè si può essere presi in giro così? È legge elettorale. Noi abbiamo votato per la regione, dopo 20 giorni, la regione Lombardia aveva tutto come 5 anni fa. Dopo 5 anni siamo ancora a punta da capo. Se adesso mi fanno il governo per la legge elettorale, come forse ha detto Salvini, succede che poi passa un anno, 2 anni, 3 anni, si prendono il vitalizio con 4 anni, 6 mesi, 1 giorno, e tu se non lavori 20 anni la pensione non la prende, caro Alberto, no? Altri 20-30 anni probabilmente, sperando di avere lavoro. 20 anni non prendi niente. Esatto. Loro con 4 anni, 6 mesi, 1 giorno si sono inventato che prendono che hanno versato i contributi. Un cittadino qualunque, se ha 19 anni, 11 mesi e 29 giorni, perde tutto. Perde tutto. Poi, vabbè, io sono sempre inciso sulla sanità. Oggi è venuta l'altra novità ancora, no? Quando ti dicevo che noi ammalati continuiamo a pagare, no?
oggi sono venuti i dati, la spesa privata, privata non perché vai dal privato, perché ti costa di meno, le medicine me le pago tutte, anche i salvavite, sono arrivato appunto, l'esenzione M30 che è la più brutta, da gennaio mi devo pagare una cifra, cioè io ho 6 patologie, ho 6, quindi io contribuisco ad arrivare a quei 40 miliardi, perché così dice oggi i giornali e le notizie, no? Di spesa sanitaria, eppure siamo i più tassati d'Europa o del mondo. Quando tu a 30.000 euro mi paghi già 8.000 euro di tasse regionali, nazionali e comunali, e poi devo ancora, la gente non si cura più, la gente non si cura più, come fa a curarsi? Non hai soldi, eppure doveva essere gratuita, quando hanno messo l'IRPEF sulla busta paga erano dei servizi gratuiti, questi dovevano essere. Adesso la gente non c'ha da mangiare, non c'ha da fare, e questi stanno perdendo tempo a Roma a prendere in giro, e poi cioè, mi dispiace per loro che sono lì, perché i cittadini loro magari gli vanno a bussare per farsi pagare una bolletta, per farsi dare un piatto di pasta nel comune, via. Ma chi pensava che si arrivava così dopo 72 anni di Repubblica? Cioè, non lo so, guarda Alberto. Adesso vi saluto e vi auguro buona continuazione. Grazie, ciao. Grazie Vincenzo, sempre molto acuto nell'osservazione. Zanonna, cosa vuole rispondere Vincenzo? Beh, io credo che sulla legge elettorale, tra l'altro voglio ricordare che Fratelli d'Italia non ha votato questa legge, una legge elettorale che ha portato a un risultato paradossale, cioè alla fine se non si metteranno d'accordo il vincitore sarà Renzi, cioè, è così, cioè una legge elettorale congegnata per non far vincere nessuno, una legge elettorale che esclude la democrazia diretta, che per me si traduce in voto di preferenza, un altro aspetto che credo sia importante, perché tra l'altro è un aspetto che dal punto di vista democratico impegna il cittadino fino alla scelta per le comunali, per le regionali, per le europee, non vedo perché alle politiche, ecco, questa opportunità di voto, di delega attraverso il voto sia venuta meno. E poi il fatto è che questa legge elettorale con un premio di maggioranza avrebbe consentito comunque di uscire da questo impasse. Un aspetto che io credo sia importante anche dire, e sono d'accordo con Borile quando si dice che bisogna anche ritornare alla politica, quella della passione, quella della costruzione di classi dirigenti che avviene dal territorio. Io ho notato molti neoarrivati in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, che erano più attenti a farsi i selfie o ad aspetti più coreografici che portare le proprie competenze, la propria esperienza magari del territorio, e quelli più bravi sono quelli che arrivano, che hanno fatto il percorso amministrativo, che hanno saputo rappresentare le istanze del proprio territorio, hanno maturato un'esperienza di governo. Questo è il momento però in cui le forze politiche devono dimostrare di essere forze di governo, e come è stato detto prima, a questo punto il mandato degli elettori, nonostante la legge elettorale c'è, c'è solo da rispondere a questa volontà. Sarebbe gravissimo se si tradisse il voto espresso nelle urne il 4 marzo, con tutte le parentesi che possiamo fare sul sistema elettorale. Insomma, viene quasi da dire, Zanon, che insomma stava meglio col Mattarellum quasi quasi che questa legge elettorale, insomma, alla fin fine, no? Zuppardo. Le preferenze non si fanno perché così non si controllano i gruppi parlamentari. Perché non ci sono più i partiti del Novecento, che erano grandi partiti, dove tu prima di fare il parlamentare nazionale, come minimo, avevi fatto minimo il consigliere comunale, il segretario di una grande federazione italiana. Oggi, con un buon curriculum, fai il presidente del consiglio, con buoni studi. Insomma, la Democrazia Cristiana mediamente era gente che aveva curriculum invidiabili. Un po' tutti i partiti. Abbiamo deciso che la politica fa schifo e ci siamo inventati il nuovo 30 click, no? 30 click sul computer decido se sei parlamentare. E se non hai il controllo dei gruppi parlamentari e non costruisci dal territorio, e poi ti trovi che i problemi prima o poi arrivano, perché a forza di gridare fa tutto schifo, poi i problemi arrivano. Le preferenze di fatto ti impediscono di costruire, di avere il leader che ha il segretario dimesso e non dimesso. Renzi può fare questo perché ha in mano il 70% del gruppo parlamentare, se non l'80% del gruppo parlamentare.
E quindi Berlusconi può mettere un diritto di veto perché ha in mano tutto il gruppo parlamentare. È perché la politica si è ridotta a un incontro di leadership e non di soggetti collettivi. E io invece penso, ad esempio, visto che siamo la più grande sconfitta della sinistra, dopo 70 anni di storia della sinistra, questa è la più grande sconfitta della storia della sinistra, che se la sinistra vuole avere una strada deve fare il suo Big Ben. E io vedo invece una insufficienza rispetto a questo problema. Cioè si affronta questo tema come se fosse una sconfitta normale. O noi ricostruiamo le ragioni punto e a capo, tutti insieme, mettendoci ognuno, come dire, un pezzo del suo ragionamento, oppure non ripartiamo così se non abbiamo la consapevolezza che bisogna ritornare sul territorio, certo con strumenti nuovi, il web, tutto quello che si vuole, ma ricominciare e forse a ridare anche un senso e una dignità alla politica. Perché non si sono messe le preferenze? Esattamente perché i leadership, le leadership singole oggi possono esattamente recitare questo teatrino. Renzi, se questo è il PD dicendo se non si fa l'accordo, Berlusconi dice io ci sono, esisto, e i 5 Stelle divisi nei gruppi, è chiaro che funziona perché non ci sono più partiti del Novecento. Zuppardo, sono d'accordo con lei, penso anche tutti, ma non è una cosa di adesso, sono gli ultimi quasi 20 anni che quello che diceva Vincenzo, una volta ci si metteva il cerchietto, io non ho mai votato perché quando ho votato io non c'erano i cerchietti, purtroppo non c'erano le liste, però è da quando è stato tra virgolette votato il maggioritario in senso lato col referendum che sostanzialmente i grandi partiti si sono caratterizzati non tanto. Ma il maggioritario ai collegi non ha le preferenze, anche quello è una forma di collegamento al territorio. Che è modificato proprio l'assetto, per cui di fatto, un po' come dice lei, la preferenza può mutare gli equilibri all'interno di un partito. Dall'altra parte c'è stata la cosiddetta grande involuzione, che io definisco una americanizzazione in ritardo di 20 anni, come sempre più o meno, in cui il grande leader, Berlusconi, Bersani, insomma, chi si trova in quel momento a essere deputato di quel partito, alla fine rappresenta le do una notizia, immagino che lo sa. Negli Stati Uniti d'America, di cui si pensa, il processo che porta all'elezione del leader è un processo che noi ce lo sogniamo in Italia. 8 mesi prima tu devi cercare chi si iscrive nelle liste elettorali di quel partito. Non è passo, voto 2 euro e voto il segretario, che è una follia in termini. Se è un partito, voto gli iscritti. Non è la gente che passa per strada, vota il segretario del mio partito. Se pago 15 euro, voto io. Non lo faccio votare uno che passa per strada. Le follie all'americano. Ma il sistema americano non è così. 8 mesi prima delle elezioni, tu devi iscriverti nella lista dei democratici e dei conservatori. Poi devi partecipare a tutte le assemblee. Attraverso le assemblee viene eletto. È vero che è un sistema che non ha i partiti come li abbiamo conosciuti noi in Europa, ma è un sistema che ha, come dire, comunque un fortissimo rapporto sul territorio. Se no un tipo come Sanders, che dice delle cose che negli Stati Uniti d'America sarebbero considerate fino a 20 anni fa, che so, la pubblicizzazione dell'università negli Stati Uniti d'America, aveva rischiato di impensierire la candidatura della Clinton e oggi è considerato uno dei pretendenti. Se no alcune cose non accadrebbe Obama. Certo, certo. E grazie Zuppardo. E Samuela, cominciamo a leggere 4-5 perché sono veramente tanti. Io credo che dare il mandato al Presidente del Senato non serva assolutamente a nulla. Le forze politiche o hanno già trovato un piano o non lo troveranno mai. Troppe convenienze da tutelare. A mio avviso l'accordo c'è già, anche perché se si andasse a votare alcuni che sono stati eletti forse non ci sarebbero più dopo le spese e investimenti per la propria campagna elettorale. Come diceva Mina, il politico di turno, che cosa sei, che cosa sei? Parole, parole, parole. E i fatti non pervenuti. Risulta semplice per risolvere i problemi di programma, basta mettersi ad un tavolo, vedere quali siano le convergenze e identificate le priorità, fare un governo per quei raggiungimenti. Ci vogliono lauree o decenni di esperienza politica per fare questo o solamente un po' di buonsenso? Paola Ghidoni, ci vuole buonsenso, ci vuole capacità, ci vuole istruzione, perché insomma alla fine la laurea è un passo importante, però insomma non è scriminante sostanzialmente per cultura politica. E cultura politica e anche partecipazione. Cioè, no? Di Maio e Renzi dovrebbero andare all'Ecofin e all'Ecofin non la racconti. Ghidoni. Volevo fare una considerazione sulla questione elettorale e sul fatto che comunque la coalizione di destra debba rimanere
unita anche proprio per questa ragione, perché comunque se si dovesse, dovessero mettersi intorno a un tavolo per una modifica che è auspicata un po' da tutti dalla legge elettorale, c'è da dire che Movimento 5 Stelle e Lega sicuramente non sono su posizioni simili, perché immagino che la Lega punterebbe a un premio di maggioranza per la coalizione, e mentre il Movimento 5 Stelle punterebbe a un premio di maggioranza per il partito. E quindi da questo punto di vista, secondo me, Salvini pensa che sia più conveniente rimanere all'interno di una coalizione per non rimanere isolato. Questa chiaramente è una considerazione mia, che però credo che possa avere una logica, visto che siamo un po' tutti d'accordo che la legge elettorale così com'è bene non va. Volevo anche dire che di leggi elettorali ne abbiamo avute un quantitativo industriale, cioè credo che nessuno al mondo abbia una produzione tale di leggi elettorali che poi alla fine non ce n'è una che vada bene, e c'è stato un periodo in cui le preferenze venivano date un bel po' di anni fa, insomma, ma ho vaghi ricordi di preferenze che venivano date, e però neanche quello è andato bene. E c'è anche da dire che i nomi che vengono poi inseriti in una lista comunque vengono scelti dal partito. No, certo. Non è che i nomi si formano dal nulla. E cioè, comunque dietro c'è sempre un apparato, c'è sempre comunque che alla fine poi è un partito. Sì. Certo. Nelle metodi della scelta, se mi posso interrompere, nelle metodi della scelta dei candidati, ogni partito sceglie il suo, c'è chi sceglie le primarie, c'è chi sceglie magari dei convegni, c'è chi magari guarda l'esperienza, magari anche la convergenza storica dell'unione di partiti. Là ovviamente libertà, perché poi è il cittadino che sceglie quale programma e quale partito sta. Certo che però su una rosa di 10 persone poter scegliere autonomamente, questa è la riflessione critica che vi pongo, dire beh, su 10 che candido in questo collegio, siccome i primi due passano, li scelgo io quello che voglio, l'ordine, e posso anche mettere decimo, nono, ottavo, le più brave persone che si impegnano nel territorio, che magari raccolgono 3.000 voti di preferenza e vengono eletti come primo degli eletti nel proprio comune, non arriveranno mai nelle stanze cosiddette dei bottoni, che poi non sono neanche più dei bottoni, ma insomma tendenzialmente perché? Perché non rispondono a un'ottica. Zuppardo prima diceva, Ghidoni, che perché Renzi esiste perché c'è il 70% del partito. Ma chi è che ha scelto le candidature nei collegi? Ovviamente il leader che rappresentava quel partito, e quindi pienamente ha scelto chi mettere. Stesso dicasi per Meloni, stesso dicasi per Salvini, stesso dicasi per chiunque, insomma, per Berlusconi in primis, no? E quindi sostanzialmente uno che va a votare vota adesso per un partito, ma noi abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo fatto intervistato la gente per due mesi per domandare chi sono prima le elezioni e post elezioni i nostri parlamentari, e il risultato è stato veramente, non dico deprimente, perché a me piace, sono appassionato della politica, ma non sapevo, cioè c'era una percentuale bassissima che sapeva due deputati, ma di tutti i partiti, non queste elezioni sono state il voto dei partiti. Adesso mi pare, io torno a un problema: chi è andato a votare? Ne è andata tanta di gente a votare, 73% degli italiani, è un dato importante, hanno detto chiaramente dentro l'urna chi è stato la prima coalizione e il primo partito. Io credo che giustamente Mattarella ha dato un mandato chiaro, questi che sono quelli che hanno ricevuto la volontà del popolare, devono trovare un accordo. Cioè, non c'è, o trovano un accordo per, o se no, chiaro che nasceranno delle subordinate, perché mi pare che noi abbiamo davanti degli impegni importantissimi come Italia. Abbiamo l'impegno, voglio dire, del DEF, abbiamo l'impegno che a giugno avremo voglio dire, questo grande incontro di tutti i primi ministri e di tutti i paesi dell'Europa, quindi ci sono una serie di impegni. C'è il problema dell'economia, il primo problema che ha citato Mattarella quando è uscito nella prima dichiarazione è stato il problema dell'economia mondiale, cioè preoccupato quindi dei destini delle nostre tasche, del nostro modo di stare. Allora, vuol dire, se
abbiamo un presidente che sta puntando su quello, è un obbligo da parte dei, di chi vuol dire oggi ha il mandato di trovare degli... Mi pare che però che questo tavolo sul programma non lo vedo, vedo continuamente continui stuzzichi, tatticismi eccetera, ma non vedo che ci sia sul programma, su questo famoso programma sul quale si sono espressi i cittadini, la voglia, il desiderio davvero di, anche qua, è una emerita ipocrisia che il 5 Stelle dica, voglio dire, io mi alleo con Salvini ma vorrei l'appoggio esterno di Berlusconi. Però, sguardi, pare, però, emerita ipocrisia questa, nel senso che, voglio dire, il centrodestra è rappresentato da quel gruppo lì, altrimenti Salvini deve decidere cosa fare, o sacrifica in qualche modo qualcuno e va al tavolo e discute, oppure lui rappresenta in questo modo anche Berlusconi e tutti coloro che hanno votato la coalizione di centrodestra. Grazie Sguotti. Frizzera, mi consenta, perché anche il mio ruolo insomma qui anche di provocare, però un elettore che ha votato Movimento 5 Stelle sicuramente ha tutto nel suo interesse, tutto nella sua testa, non voleva votare Berlusconi o non voleva votare Renzi. Giusto. Un elettore che ha votato Lega o Fratelli d'Italia sicuramente non aveva intenzione di fare un accordo col Movimento 5 Stelle o tantomeno col PD. Ora, qui Mattarella ci ha richiamato a, nell'interesse comune superiore della nostra nazione, chiaramente avere una rappresentazione, soprattutto una rappresentatività interna, esterna. L'elettore del Sud, dove hanno preso il 40% dei 5 Stelle, vorrebbero votare il governo con la Lega. La spaccatura della Lega è questo. Hanno un 40% del gruppo parlamentare che è eletto al Sud. Chi gli fa pensare che quell'elettore votato a Potenza voglia un accordo con la Lega? Infatti, quello sto dicendo, perché sennò avrebbero votato in modo diverso, no, Frizzera? E allora, se questo impasse, insomma, il mandato della Casellati finisce domani, voglio dire, 48 ore di tempo, poi scelto il 20 aprile, vedremo. E quali saranno insomma i risultati, le risultanze di questa analisi, di questo confronto tra partiti, e poi le scelte del presidente le vedremo, sono altre, potrebbe anche dare un altro incarico di esplorazione diverso, no? Esplorativo diverso. E lei come la vede, Frizzera? L'elettore che ha votato il Movimento 5 Stelle ovviamente non voleva votare Berlusconi, appunto, e viceversa. Sta ovviamente ai leader politici riuscire a spiegare ai propri elettori queste scelte, e il discorso che abbiamo fatto finora sul livello, la qualità della classe politica di adesso ci pone di fronte proprio a questa situazione, cioè gli elettori hanno anche capito dopo aver votato che i partiti che hanno votato non hanno i numeri per poter governare autonomamente come speravano. Nessuno, esatto. Quindi se un politico è responsabile, allora è in grado di portare a casa un risultato per il paese e quindi anche per la sua parte politica. È vero anche che abbiamo assistito a 20 anni in cui la politica, vuoi per il maggioritario, vuoi per questo montare, questa montante osannazione della società civile contro la politica corrotta, si è ridotta a uno scontro fra tifoserie. Questo anche bipolarismo imposto in una cultura politica italiana che è appunto pluralista, che non è mai stata di stampo maggioritario appunto, o bipolare, ha sempre fatto vedere chi sta al governo come appunto una parte e chi sta all'opposizione come la sua opposta. Ma se noi ci ricordiamo come stavano prima le cose, le forze politiche dialogavano tutte. Insomma, chi stava al governo e chi stava all'opposizione. C'era il pentapartito formato da formato da partiti che affondavano le loro radici nella cultura laica, liberale, socialista, cattolica, ma c'era anche un'opposizione, qual era quella comunista, che in diversi momenti della storia del paese ha saputo dialogare, certo. In diverse modalità. Certo che sì. Non certo per che questo sì. Gli elettori comunisti consideravano alle elezioni successive di non votare più il Partito Comunista e via così gli elettori socialisti. Ma Frizzera, allora, tanto per chiudere allora questo argomento con gli ultimi messaggi, anche che a breve la nostra Samuele andrà a leggere, ma allora questo non potrebbe essere un tatticismo, proprio perché si sa anche che con questi umori, questi mal di pancia, no, mediatici, che insomma vediamo il nascere e scomparire di partiti nel giro di pochi mesi, quando non sono settimane,
quando per esempio 20-30 anni fa ci volevano veramente anni perché potessero scomparire, essere di tatticismi anche per sopravvivere, perché molti dicono, ad esempio, un Partito Democratico che si allea con 5 Stelle, alcuni suppongono che potrebbe perdere dei consensi definitivamente, altri lo dicono per esempio per la Lega nei confronti di Forza Italia. Chiaramente sono tutte illazioni, lo andiamo a sottolineare, ma il nostro ruolo è cercare di approfondire, di capire, di analizzare qual è il concetto, no? Guardi, io non voglio immaginarmi sinceramente uno scenario in cui la formazione di un governo di una potenza del G7 si riduca ai tatticismi di consenso di partiti che in gran parte sono anche nuovi sull'agone politico, anche nella forma politica che hanno proposto. Quindi io vorrei escludere questo scenario. Poi un conto è anche, qui l'ha tirato in ballo, l'atteggiamento di chi in questo momento non è al lavoro per creare una maggioranza. Qui innanzitutto però bisogna partire, e questo lo diceva sempre Zanon, dal rispetto del mandato elettorale. Perché se gli elettori da un certo punto di vista non hanno potuto esaudire il loro desiderio di vedere o il Movimento 5 Stelle o il centrodestra da solo governare, al tempo stesso hanno inequivocabilmente detto che non vogliono il centro-sinistra, per cui solo con uno scenario nuovo il centro-sinistra potrebbe giocare un suo ruolo, ma prima, nel pieno rispetto della democrazia e di quanto gli elettori hanno indicato, va esaurita questa fase, che ci auguriamo però possa dare esito ad un governo. Grazie Frizzera. Samuela, prego, allora questi sms in tema di governo, e dopo introduciamo il secondo argomento, prego. Abbiamo votato e siamo ancora presi così? Sicura? No, per niente. Traditori. Questa è la signora Rosa. Ma con la questione del doppio mandato, si tornasse a votare, anche Di Maio sarebbe non candidabile, giusto? K di Padova. Sono passati 45 giorni dalle elezioni e tutto è come prima. Credo che sebbene questa sia una democrazia, sicuramente la possiamo definire democrazia improduttiva o forse anche dannosa. Da cittadino e da elettore sono veramente stanco di questi veti incrociati, no a questo e no a quello. È in ballo il presidente, il presente e il futuro del nostro paese. Ci rendiamo conto o no? Posso dire una cosa per risollevare l'umore? Sì. In Italia c'è stata 6 mesi. Sì. Noi abbiamo anche l'abitudine a spararci addosso. Che loro sono infatti palle, anche il governo Nini erano 6 mesi. Anche Germania ha fatto un governo dopo 6 mesi. La Spagna dopo anni, il Belgio è stato addirittura non so quanti anni senza governo. Vabbè, siamo italiani, abbiamo anche questo vizio a spararci bene addosso. La Germania, la Merkel ha tentato l'accordo prima con i liberali, i verdi, poi non c'è riuscita, ha fatto l'accordo con l'SPD, e la crisi allora è la crisi dell'Occidente, a cui la politica non riesce a dare risposte, perché sono tali i problemi che ha questa parte di questo mondo, che a cui la politica oggi non riesce più a dare risposte. E quindi hai un problema di spinte che arrivano dalla società che la politica non riesce a dare risposte. Questo è il vero problema. Siamo in posizioni diverse, certo, però rispetto alla Germania, diverse. Il paese l'Italia, il Belgio, sì. Il Belgio c'è stato 2 anni e mezzo senza governo, non se ne è accorto nessuno. E la Spagna a livello economico, forse la crisi, insomma, l'ha vissuta in maniera parallela, più o meno. Evitiamo di farci del male, certo, ogni volta. Certo. Simone Borile voleva aggiungere questo, poi introduciamo il secondo pezzo. Prego. Sì. Allora, io sono della ferma convinzione che 11 milioni di elettori in Italia abbiano votato il Movimento 5 Stelle, vuoi anche per un programma politico, ma soprattutto anche in quanto rappresenta una forza antisistema, cioè un cambiamento, il governo del cambiamento. Io prima, nella mia introduzione, quando dissi guardate che può esserci una non comprensione da parte dei nostri elettori, non era una buttata che ho fatto, perché il Movimento 5 Stelle nasce geneticamente proprio per andare contro tutti quei partiti che hanno caratterizzato, che hanno in un certo modo, sì, quella che è stata la prima repubblica, anche chiamiamola seconda o terza, insomma adesso non si capisce quando incomincia una, quando finisce l'altra, perché sembra ritornare indietro dall'una. Quindi personalmente noi riteniamo, quando si è paventata una alleanza solo con la Lega, il 58% degli elettori del 5 Stelle erano favorevoli. Questi sono dati ben chiari, oggettivi, uno. Il problema con Forza Italia è, per noi, per l'elettore del 5 Stelle, dico, l'elettore del 5 Stelle, l'alleanza con Forza Italia non ripresenta quel cambiamento che è stato invece attribuito con il voto durante le elezioni.
Cioè gli elettori 5 Stelle vogliono un cambiamento, una rottura con il passato. Un'alleanza con Berlusconi non è capita dall'elettorato 5 Stelle e potrebbe quindi, attenzione, danneggiare poi il movimento in un successivo passaggio elettorale. A mio giudizio è come schiantarsi a tutta velocità contro un muro. Ma adesso le do subito la parola, abbiamo una telefonata da casa, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Provi a abbassare il volume, provi a abbassare il volume della televisione. Sono Vittorio da Padova. Buonasera Vittorio. Eccoci qua. Benissimo, grazie Vittorio. Prego. Grazie. Ma una piccola riflessione. Di tutti quelli che sono lì presenti, dimostrano la difficoltà a livello nazionale di rinunciare a qualche cosa per farlo. Però hanno ragione coloro i quali. Tutta la linea. Richiami pure Vittorio e provi a abbassare il volume così non c'è ritorno, così parliamo in maniera diretta. L'aspettiamo. E vuole finire Borile sul ragionamento, quindi ha paura che un eventuale comportamento di questo genere, quindi richiamando, diciamo, se non ho capito male, Berlusconi, possa provare portare un documento in termini di... E guardi che io ho assoluto rispetto per l'elettorato di Forza Italia, io ho assoluto rispetto per tutti gli elettorati, assolutamente, però io devo capire un attimino che cosa ha mosso l'elettore a votare il 5 Stelle. E c'è stato un desiderio di rinnovamento, di rottura, una rottura che non è rappresentata da Silvio Berlusconi, questo è di fatto, e quindi questo andrebbe dal mio punto di vista a tradire quello che è stato il mandato, il voto verso il quale i cittadini, 11 milioni, hanno espresso ovviamente la loro preferenza politica. Certo, certo. Bene, e in attesa vediamo se Vittorio riesce a ritelefonare per fare la domanda, comunque fare il suo pensiero. Passiamo alla seconda parte, no, di questa trasmissione, che è appunto nel titolo, no, in attesa del governo futuro, sostanzialmente i cittadini si sentono sicuri, perché viviamo in queste ultime 3 settimane, il conflitto medio orientale, specificatamente in Siria, e sono tornati in alcuni giornali delle notizie rimbalzate su dei nuovi sbarchi, no? L'allarme terrorismo soprattutto in periodo pasquale, ma non ancora escluso, e in più anche, insomma, la cronaca purtroppo quotidiana che vede, insomma, violenze medie, piccole anche, che comunque ogni giorno, insomma, riempiono le pagine dei nostri quotidiani. E Zanon, i cittadini si sentono sicuri? Se ci fosse un governo forse sarebbe meglio, anche da questo punto di vista, oppure bisogna fare qualcosa che magari è rimasta indietro, oppure, insomma, non è stata fatta proprio nel modo che i cittadini si aspettavano? Per fare un accordo tra i due argomenti posti all'attenzione della trasmissione, quando si parla dei problemi dei cittadini, se si indicano le priorità, il centrodestra ha indicato le priorità. Salvini, quando c'è stata l'audizione delle tre forze politiche della coalizione, ha espresso con chiarezza i tre temi che secondo il centrodestra vanno affrontati. A questo noi vorremmo una risposta, se no un confronto con le altre realtà per capire realmente se queste sono le priorità. Le priorità le abbiamo indicate: riforma fiscale e burocratica, sicurezza e gestione dei flussi migratori e temi dell'occupazione e del lavoro, che mi sembra siano largamente sentiti dalla stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Ora, li vogliamo affrontare? Riteniamo che questi siano i temi? Uno dei temi sicuramente è quello legato alla gestione dei flussi migratori, alle ricadute che la mala gestione ha portato poi nel territorio. Proprio in questi giorni anche a Padova l'immissione di questa accoglienza diffusa legata ai richiedenti asilo porta poi nei quartieri di Padova, mi riferisco alla Cella e via Paesiello, ai cittadini che ho incontrato, ho toccato con mano situazioni che portano i cittadini ad un'impreparazione di fronte ad eventi che si potrebbero sicuramente evitare se ci fosse un altro tipo di gestione dei flussi.
Questo porta, destabilizza moltissimo il nostro territorio, trova spesso e volentieri anche le stesse forze dell'ordine incapaci di affrontare in maniera compiuta i problemi. Ecco, io credo che da questi problemi, che sono i problemi della gente, si debba cominciare a ragionare. Mi rifiuto di credere che una forza, e chiudo, che vuole interpretare anche il mandato elettorale, ecco, non voglia sfuggire a questo impegno a favore della risoluzione dei problemi di ogni giorno, che ha dal pensionato alla casalinga a chi magari produce, deve comunque affrontare. Grazie, adesso torniamo. Buonasera, con chi parliamo? Sempre Vittorio. Vittorio, carissimo, eccoci qua. Benissimo, prego, vuole esprimere. Sì, il mio pensiero era questo, che mi dà l'impressione che coloro i quali sono stati premiati dall'elettorato tremano le gambe andare al governo, perché credo che abbiano un impegno enorme a dover mantenere le promesse fatte. Se dovessimo andarle a vedere, qualcosa si è cambiato, qualcosa si è raffinato, affinato di quello che hanno detto, però alla fine sarà un problema che si mettono d'accordo in questo modo. Sentivo adesso nel frattempo Zanon che diceva che è partito, lei ha introdotto il problema della guerra in Siria, è arrivato all'Arcella. E questa è la dimostrazione, secondo me, della piccola politica che fanno nonostante la sua esperienza quarantennale di politica. Ringrazio. Non è piccola politica, è la politica che della non gestione comunque di cosa accade nel Mediterraneo, che poi porta però ai risultati nei nostri quartieri. La legge Bossi-Fini, Zanon. Vabbè, ma la legge Bossi-Fini, se le leggi fossero applicate in Italia, forse ci sarebbero molti meno problemi. Sappiamo benissimo che in larga parte la legge Bossi-Fini non è applicata. 900.000 sanatori ha fatto Bossi-Fini. E non si dimentichi lei che era di quella parte. E la sanatoria della turco-napolitano, cioè non ci sono Martelli, state sanatorie, la legge Martelli, andiamo a vedere come sono questi flussi. No, signore, non ci sono state sanatorie. La Martelli, la prossima volta portiamo i dati. Lei ha anche la capacità di essere bugiardo. Io non offendo mai. Primo a introdurre una legge per tentare di regolamentare, mentre la Bossi-Fini ha regolamentato 900.000 persone dalla sera alla mattina. Non ci preoccupa, e questo l'ha fatto. C'era anche la sua parte politica. Lei ha presente dei numeri che ci sono attualmente, dei numeri che dobbiamo affrontare adesso, soprattutto con l'emergenza legata ai flussi? Ha ben presente i numeri che abbiamo ora? Sono molto. Quella legata ai flussi che arrivano, in particolare dalla situazione che si è creata nel Mediterraneo dopo le situazioni create. In particolare da Stati Uniti e Francia, in Libia, non parliamo poi di cosa è accaduto in Iraq, poi della Tunisia, della primavera araba e quant'altro. Ci sono delle responsabilità internazionali. Non possiamo una volta, faccio parlare tutti una volta. Però non può essere, Vittorio, un conto. Vuole fare un'altra riflessione che dopo le faccio rispondere da tutti? No, perché sta facendo un ragionamento troppo piccolo. Basta. Grazie, Vittorio, della sua opinione. Comunque, noi torneremo volentieri a portare anche i numeri, insomma, delle applicazioni delle leggi nazionali che sono state più volte, per quanto riguarda ad esempio il problema, primo vero problema dell'immigrazione, ricordiamolo quando si era presentata quella nave dall'Albania con 5.000 e passa persone che è approdata si è posta vicino alle coste del centro Italia, dalla parte dell'Adriatico, e poi messe un po' in uno stadio, un po' si sono disperse. Il vero primo problema è stato quello, che era un po' molto, ma molto diverso rispetto ovviamente a questi flussi migratori, che hanno ben altra ragione e soprattutto ben altro flusso, perché chiaramente l'Albania ha una popolazione oggettivamente inferiore rispetto all'Africa del Nord, che però prende flusso anche dal centro Africa.
Svuoti, ma sì, a me viene a pensare che, vuol dire, se pensiamo quando c'è stata la scomposizione della Libia, c'era Sarkozy, c'era Berlusconi al governo, c'era, vuol dire, adesso, ma non entriamo là. Oggi noi ci stiamo concentrati in un problema che, vuol dire, che ci accompagnerà, io non lo so fino a quanto, cioè c'è il dato elettorale. Il dato elettorale, se vogliamo, vuol dire che ne andiamo fuori da questa situazione, se no, se non vogliamo... vogliamo andarcene fuori, abbiamo un dato elettorale, delle volontà e ci sono delle responsabilità. Le responsabilità oggi, in questo momento, devono assumersi chi ha avuto un mandato da parte degli elettori e dei cittadini. E se no, allora, se questa è la strada e su questa strada dobbiamo in questo momento percorrere, fatto salvo cosa succederà domani, e qual è la relazione che la Casellati dirà al Presidente della Repubblica, noi dobbiamo dire che queste forze devono scrivere cosa vogliono fare per l'Italia, per cosa vogliono dare agli italiani, che oggi in questi 45 giorni è abbastanza oscuro. Ci siamo detti atlantisti, ci siamo detti tutti pro Europa, ci siamo... però poi nello specifico ci siamo detti che non vogliamo la legge Fornero, ci siamo detti che non vogliamo un nuovo mercato del lavoro, però nello specifico non c'è uno straccio di governo, di programma. Allora, se vogliono fare questo passo togliendosi la casacca delle prime donne, fanno un servizio all'Italia. Se invece resteremo ancora in questo, l'Italia da domani continuerà a restare in stallo. E grazie a Svuoti. Quindi, ma sul tema sicurezza, chiaramente non soltanto immigrazione clandestina, come si vuol dire, comunque di flussi migratori, ma anche di sicurezza percepita, volevo un po' parlare appunto della cronaca, della microcronaca, no? Quindi furti, rapine. Ma adesso sentiamo, invece vorrei sentire cosa ne pensano gli intervistati della nostra Alessia Niceto proprio in questo tema. Prego, regia. Così vi prego. Che pena meriterebbero coloro che si infiltrano nelle nostre case picchiando e rubando anche anziani? È la galera eterna, sempre stabile, ma dentro no, libertà di uscita a sera e dopo pranzo. Il cittadino è sicuro nelle proprie abitazioni visti i continui furti? Relativamente, visti i continui furti, ci sono sempre stati i furti. Ma ora sono in aumento? In aumento, il cittadino ha più paura e si deve premunire. E quindi come sarebbe giusto che potesse difendersi? Cercando di mandar via i ladri o quelli che delinquono, mandarli via in prigione o in qualche istituto, e così il cittadino sarebbe più sicuro. Poi si mette le inferriate, si mette l'allarme, è sempre stato così. Arrivare a quelle condizioni, armarsi, significa rischiare ancora di più la propria vita. Io sono sempre dell'idea che ci sono tutti i commercianti, ormai abbiamo delle assicurazioni. Io sono dell'idea di dire prendi e porta via. A me è successo di vedere uno che mi portava via 250 euro di fondo cassa ed io ero sopra nell'abitazione che potevo tirargli addosso un vaso da 50 kg. Sarei andato in galera io. Tutto qua. Allora si potrebbe modificare la legge a questo punto? No, inasprire la pena sì, assolutamente, in modo che se uno viene a casa mia e viene preso, venga processato, perché la legittima difesa della propria abitazione deve essere sacra. Però dal momento che le pene che ci sono non condannano, automaticamente uno, non andando in galera, si permette di fare tutto quello che vuole. Lei non è d'accordo che si modifichi in modo tale che se qualcuno entra nella sua attività, lei legittimamente può sparare? No, assolutamente no.
Secondo lei c'è la certezza della pena per i malviventi che entrano nelle abitazioni o nei negozi? No, senz'altro che no. È un argomento che mi trova preparato. Sono sicurissimo che non c'è certezza della pena per niente, non solo per i malviventi che non entrano nei negozi, anche per i malviventi che vanno al governo. E quindi che legge ci vorrebbe? Cambiare l'ordinamento giuridico. In maniera semplicissima, la volontà è solo politica, tecnicamente è possibile, fare scontare la pena. È una cosa semplicissima. La pena va scontata senza prescrizioni, senza indulti, senza amnistie e senza altri stratagemmi per evitarla. E senza buonismo soprattutto. Cattivi con tutti, con i malviventi che entrano nei negozi e con i malviventi che sono classe dirigente. Lei è d'accordo con l'eliminare l'eccesso di legittima difesa? Certo, d'accordissimo. La legittima difesa è un diritto naturale e quindi chi è attaccato non solo può, ma deve rispondere. Se non risponde è un vigliacco. I furti sono sempre più numerosi e lei come si sente quando è a casa? Non è vero. Perché le statistiche sono, anzi stanno dicendo proprio, l'ha detto anche questore di Padova, che il numero dei furti è in diminuzione. Io mi sento tranquillo, non mi sembra di avere alcun problema in questo momento, molto onestamente. Mi sento tranquillo, che è diverso, la sicurezza è un'altra cosa, la tranquillità è un'altra cosa ancora. Secondo lei come dovrebbe tutelarsi un esercente durante una rapina? Dovrebbe esserci più polizia in giro ovviamente e tutelarsi ai sistemi di richiamo con i pulsantini d'emergenza e non puoi fare molto altro. Tu non sei quindi per la legittima difesa con l'uso di armi? È una domanda complessa, ti direi no subito, poi bisogna trovarsi, quindi legittima difesa però ragazzi sì ci sta. Beh, secondo il mio modo di vedere, chiunque entra non chiamato, non invitato ad entrare, ha il diritto di difendersi. Per cui io sono d'accordo per una legge che favorisca e che protegga l'autodifesa, a prescindere da qualsiasi altra cosa. Che riforma si dovrebbe fare, secondo lei? Scontare la giusta condanna e poi aumentare le pene, quella è giusta. Eccoci qua, siamo rientrati dopo questa lunga carrellata di interviste della nostra Alessia Niceto che andiamo a ringraziare. Avete visto, sempre molto attenti i nostri intervistati e anche molto acuti anche nelle riflessioni, no? E statistica, senso di sicurezza rispetto a eventualmente aumento dei furti o della cosiddetta microcriminalità. Però è anche vero che la percezione della sicurezza, questa sì, negli ultimi 10 anni il termometro, se si può definire tale, è sempre stato, insomma, in ascesa. Motivato o non motivato? Adesso ve lo chiedo a voi. Paola Ghedoni, la Lega ha sempre basato, insomma, uno dei suoi cavalli di battaglia programmatici, è proprio sul senso di sicurezza, sull'applicazione della legge o comunque delle insomma, iniziative che dovrebbero essere portate per portare questo senso di sicurezza. Sì. E se andasse a governo, quale sarebbe forse uno dei primi diciamo, tasselli che servirebbe per attuarlo? Beh, diciamo, le iniziative dovrebbero essere parecchie perché siamo in una situazione, a nostro avviso, di totale illegalità. Stamattina parlavo con una mia amica ucraina, la quale mi ha detto, guarda, la sensazione che è comunque in Italia da qualche anno, la sensazione che ha uno straniero quando viene nel nostro paese è una situazione in cui chiunque viene può fare quello che vuole senza essere punito, perché non c'è nessuna certezza della pena, perché ci sono dei processi che durano una vita, quando giungono alla fine, se anche viene inflitta una pena, non è detto che questa poi vada a buon fine per mille ragioni, per cui lei mi ha detto proprio la sensazione che si ha è questa. E poi mi ha fatto notare, eravamo in corso Vittorio Emanuele, mi ha detto guarda, inferriate, porte blindate, impianti d'allarme, perché comunque la sensazione che ha la gente è quella di una totale insicurezza
ma che tutto ciò non, sicuramente non è sufficiente per contenerla, perché comunque, nonostante tutto, quando una persona è in casa non si sente sicura in casa propria. Quindi il tema della legittima difesa è sicuramente uno dei temi importanti con la modifica della legge. E sono riusciti a portare in Parlamento una legge in base alla quale il rapinato, nel momento in cui ha qualcuno che gli entra in casa per rapinarlo, deve fare tutta una serie di considerazioni sul fatto che sia giorno, che sia notte, buio, prima di potersi difendere, che sono, cioè sarebbe una barzelletta da scompisciarsi dalle risate se fosse una barzelletta, ma invece non c'è niente da ridere, per cui sicuramente la legge sulla legittima difesa è uno dei primi cambiamenti che secondo me verrebbe portato avanti. Benissimo. Prima di dare la parola a Zuppardo, proprio su questo tema, Samuela, no? Sì, a livello fare anche un micro riepilogo, perché sui dati dello scorso anno, del 2017, sono stati più di 250.000 i furti in casa. Gli arresti sono all'incirca sui 3.600, quindi si capisce anche che non c'è una proporzione in realtà su una tutela effettiva. E questo disagio e questa poca fiducia sulle istituzioni si riflette poi sui comportamenti dei privati, tanto che al di là dei sistemi di allarme e quant'altro, c'è una fortissima tendenza da parte delle persone, specialmente da parte di anziani e pensionati, sull'iscrizione presso i poligoni di tiro. Come ad esempio a Treviso c'è un sold out da molto tempo riguardo questa cosa. Perché? Perché il privato si sente più sicuro con un fai da te rispetto magari agganciandosi al servizio pubblico, eccetera. Riguardo il servizio pubblico è vero, perché è limitante, tante persone non denunciano più, in quanto la denuncia non comporta delle indagini a meno che non scappi il morto. Non penso sia tanto carina questa cosa. Insomma, è importante dare anche dei numeri, ci sono anche tanti messaggi, grazie di questo importante, interessante approfondimento. Prego, leggi qualche messaggio, perché come sempre non riusciamo a leggerli tutti, però ringraziamo ovviamente da chi è da casa. Prego Samuela. Tanti ius per identificare una migrazione economica epocale a cui l'Italia non riesce a dare risposte, abbandonata dall'Europa. SB. Solo con una programmazione di lungo periodo e investimenti si governa un paese, non con le emergenze. Italia, in sicurezza forever. Con quello che succede nel mondo e in Europa, noi siamo ancora qui a chiacchierare su cosa sarebbe meglio per il nostro governo, quando invece i nostri rappresentanti non hanno ancora capito che ai cittadini interessano solamente sicurezza, welfare e mantenere le promesse fatte. E ai nostri politici cosa interessa invece? Sicurezza, ma avete visto le città che sono vuote la sera, parchi e vie quasi sempre piene di persone, spesso di un'altra nazionalità, che spesso delinea il loro territorio di azione sulle spalle dei cittadini. E su questo ci può ragionare. E Simone Boria, cosa ne pensa dopo Zuppardo? Ma guardi, io leggevo proprio sui giornali della cronaca locale addirittura come alcuni immigrati a pagamento fossero disponibili anche a essere dei gigolò addirittura, quindi siamo arrivati ad uno stato di degenerazione totale, e a me dispiace che il concetto di criminalità sia correlato anche alla figura dello straniero, quindi si sono alimentati stereotipi, si sono alimentati pregiudizi, ma tuttavia dobbiamo anche ammettere che errori politici a livello nazionale sono stati commessi. Il fatto di non essere stati in grado a gestire, non a controllare, perché sono fenomeni di immigrazione epocale che neanche l'Italia poteva gestire sicuramente, controllare, ma gestire il flusso sì, attraverso una rinegoziazione in Europa ovviamente di quello che poteva essere anche la gestione, perché noi abbiamo avuto 180.000 sbarchi e in Spagna solamente 8.000. Ci sarà un motivo, ci sarà forse anche un motivo perché siamo andati a prenderceli nelle coste, ci sarà un motivo che tutto questo business dell'immigrazione costa 5 miliardi. Ecco, quindi io direi che di fronte anche a queste scelte di gestione, che sono scelte politiche che dal mio punto di vista
sono state fallimentari, hanno alimentato anche questa forma anche di scontro anche culturale etnico nei confronti, anche perché noi non siamo nelle condizioni socio-economiche di poter integrare anche 200.000 persone. Questo non lo possiamo fare. Se avessimo veramente 500.000 posti o un milione di posti di lavoro, volentieri ce li andremo a prendere. Ma non siamo nelle condizioni di integrarli. Una mancata integrazione poi sviluppa delle forme, dei comportamenti devianti, di razzismo ovviamente, e questo dispiace. Quindi io reputo soprattutto questa mancata processo di integrazione, di convivenza, eccetera, anche a delle politiche nazionali che secondo me sono state fallimentari. Insomma, anche un prestigioso anche analisi da un criminologo, insomma, lei non è anche criminologo, sì, da questo punto di vista, quindi insomma, Zuppardo. Tre cose. La prima... non ho visto tutto questo scandalo quando il Presidente della Repubblica ha ricevuto un plurindagato che non si può candidare, faccio il grillino stasera, che non si può candidare e che è lì a rappresentare un pezzo del paese, Silvio Berlusconi. Mm. Questo paese è durissimo e via forte, ha una visione della legge forte con i più deboli, e mentre con i colletti bianchi c'è un'impunità totale. Parlo ad esempio del fatto che Zonin ha derubato centinaia e centinaia di risparmiatori dal suo territorio. E su questo la politica non ha detto nulla, perché Zorina ha finanziato la campagna elettorale di quasi tutti i partiti del centrodestra. Silenzio totale, non si è discusso, ma questo è nulla, non si è discusso assolutamente nulla del fatto che proprio la Regione Veneto ha annullato il ticket sanitario, perché tu adesso tutti gli anziani dovranno rifarsi il ticket sanitario e chiedere, perché non si fa per un anno, mentre la Regione Lombardia, dopo che ti ha dato l'esenzione, devi solo dimostrare che è cambiato il tuo stato. Mentre la Regione Veneto ha deciso che il ticket sanitario, non si sa perché, siamo in Regione d'Italia, ogni anno adesso ci sarà la fila per dimostrare il tuo reddito. Noi abbiamo un'idea della giustizia che è fatta così. Nei confronti dei soggetti più poveri c'è una visione della giustizia molto forte, molto violenta. Nei confronti dei colletti bianchi, ma la toccando, il centrodestra, essendo anche la destra, ha questa idea. E nei confronti dei colletti bianchi, insomma, si può lasciar perdere, e addirittura si può pensare che, diciamo, all'incontro del Quirinale, nella sede delle istituzioni, il leader di un partito politico non viene candidato per un reato gravissimo, per evasione fiscale dello Stato, ma questo, come dire, passa nel più totale silenzio di tutte le forze politiche e di gran parte dell'opinione pubblica. Così faccio un assist ai 5 Stelle. La terza cosa, intanto c'è la geografia. Casa mia, dalla costa, dove abitavo 25 anni fa, dalle coste tunisine dista all'incirca 170 km. Se ci mettiamo a mare, a braccio, ci arriviamo, è la geografia, siamo dentro il Mediterraneo, e forse noi dovremmo sfruttare questa vocazione di stare dentro il Mediterraneo. A proposito della guerra in Siria, l'Italia ha sempre svolto nel Medio Oriente una grande opera di mediazione, cosa che non abbiamo fatto negli ultimi anni, perché abbiamo dato la possibilità di sfasciare la Libia. Sfasciando la Libia, lì non esiste uno Stato, esistono le bande, e l'unica soluzione che abbiamo avuto è il cinismo applicato, per cui gli abbiamo detto alle bande in Libia: teneteli lì nelle gabbie e non mandateli. Abbiamo applicato il cinismo internazionale, questo non si dice. Perché... Terza cosa, perché non funziona la Bossi Fini? La Bossi Fini non funziona per questo semplice motivo: non funziona, ce ne siamo accorti. Perché la Bossi Fini, no, ce ne siamo accorti, non funziona. Se funzionava, se funzionava, non veniva. Degli anni 90. Se abbiamo l'invasione, vuol dire che non funziona, se no avrebbe funzionato, è logico. Perché non funziona? Te lo spiegano gli stessi immigrati. Perché la Bossi Fini si basa su un principio: tu devi avere un contratto di lavoro per entrare qui regolarmente, ma se io vivo dall'altra parte del mondo, come faccio ad avere un contratto di lavoro? Allora che cosa accade? In altri paesi, oltre un pezzo di immigrazione come la nostra, sono riusciti a prendersi un pezzo di immigrazione di qualità, perché non hanno posto questo vincolo. Il nostro sistema è talmente assurdo, per cui chi è disposto a venire in Italia a fare l'immigrato clandestino? Chi nel proprio territorio già aveva comportamenti delinquenziali. Cioè, noi abbiamo un sistema che non privilegia un'immigrazione di qualità, di cui in parte ne avremmo anche bisogno. La Germania ha accolto 5.000 siriani. Tu, di questi 5.000, 3.000 erano ingegneri, laureati, medici, dottori. Il nostro sistema non prevede che noi possiamo accettare dentro il nostro paese un pezzo di immigrazione di qualità. È un sistema finto che ti prevede di avere un contratto, ma se stai in Libia come fai ad avere un contratto? E quindi noi accettiamo solo un'immigrazione di quel tipo. Certo, però è anche vero che il principio della Bossi Fini, se non ricordo male quando lo studiai, sostanzialmente prevedeva anche il presidio dei confini,
nel senso che non ci poteva essere il cosiddetto migrato clandestino, cioè chi non aveva titolo per poter entrare. Abbiamo inventato, visto che c'è un criminologo, una categoria che è la condizione sociale un reato, cioè la condizione di migrante, che è una condizione sociale, economica, di povertà, è un reato. Che è una cosa molto delicata. No, su questo forse potremmo fare anche una trasmissione su questo, perché è giusto insomma, affrontare questi temi. E Frizzera, velocissimo, sul tema della sicurezza, cosa ne pensa il Partito Socialista? Ma, allora, innanzitutto bisogna partire dai dati e leggerli tutti. Cioè, io ho sentito nelle interviste dire da alcuni cittadini che i furti, i reati erano in aumento, ma i dati del Ministero dell'Interno parlano esattamente al contrario. Cioè proprio a dicembre, se non sbaglio, no, prima, ad ottobre, sono stati resi noti i dati del Dipartimento Sicurezza del Ministero degli Interni, che segnalavano nell'ultimo anno appena trascorso, quindi fra il 2015 e il 2016, una diminuzione del 7,4% dei reati, fra cui di questi il 9% di furti in casa. Quindi, ora, questo non vuol dire chiudere gli occhi e non vedere il problema, perché, come se non sbaglio dicevano anche alcuni degli intervistati, la sicurezza è anche una questione di percezione. E sulla percezione ha sicuramente una sua responsabilità anche la politica. La politica deve, da un lato, farsi carico di promuovere, soprattutto questo a livello locale, una rigenerazione dei quartieri, non tanto attuare uno stato di polizia, quanto, come dicevano i cittadini, o se non sbaglio uno dei messaggi che ci è arrivato, in quelle vie desolate, in quelle zone pur densamente abitate, ma che ad un certo giorno, ad una certa ora della sera, finiscono di essere frequentate, bene, lì vanno incentivati nuove modalità aggregative, commerci e così. Guardate, io vengo da una città, perché io sono originario di Verona, la quale fino a 15 anni fa era uno dei punti principali, uno dei nodi principali per lo smercio della droga nel nord-est. Questo grande privilegio è passato a Padova negli anni, no? Verona, anche un po' più di 15 anni, Padova è sempre stato primo il triangolo anche nei titoli, diciamo, nazionali. Diciamo che ha preso allora un po' anche quella parte che Verona poteva vantare. Negli anni, quindi, questa piaga ha smesso, come dire, di vessare la città. Però cos'è successo? Alle scorse elezioni politiche comunali, l'anno scorso, ha vinto la coalizione che più di tutte premeva il pedale sulla sicurezza, dove non credo ci sia quartiere a Verona dove uno possa dire di poter rischiare la propria salute quando va a camminare alla sera. Per cui, da un lato, c'è questa responsabilità della politica nel fare una narrazione sbagliata. Poi, dall'altro, è vero anche quanto è stato detto, cioè c'è una percentuale di come dire, reati puniti rispetto a quelli commessi, perché per quanto possano essere diminuzioni i furti, è vero, cioè, i dati parlano chiaro, non sono del tutto puniti. Certo. E qui però bisogna pensare a delle riforme che snelliscano la giustizia, i processi. È ovvio che non si può pensare di armare i cittadini. Mm-hmm. Io non voglio vivere in uno stato dove tutti i cittadini possono girare armati. Io ho paura, sinceramente, mi mette più in sicurezza questo, più che il resto. Cioè, bisogna più che altro essere intransigenti nel riuscire, cioè nel punire gli atteggiamenti scorretti. Sì, io sto leggendo adesso un messaggio che mi è arrivato, dato che siamo in diretta, no? Insomma, su WhatsApp. E vabbè, questa notte, riferito a questo messaggio, sono entrati i ladri in casa mentre dormivo. Sono un po' di simboli strani. E dopo bisogna armarsi e usare il mitra. E mi scrive: ciao, insomma, chi è stato a scriverlo? Eccolo qua il messaggio. Allora, la domanda è vero che sono calati, magari come sintomo sicuramente sono calati i furti, però ad esempio certi atteggiamenti che forse 30, 40, 20 anni fa non c'erano, no? Nel sistema sicurezza, nel rapporto tra cittadino e pubblico ufficiale piuttosto che incaricato di pubblico servizio, una reverenza dovuta alla cosiddetta pubblica amministrazione in senso lato declinato in tutte le sue fattispecie, forse anche questo scollamento che in parte avete ricordato tutti, che è anche un po' una decadenza della politica in senso dei partiti precedenti, forse è una delle componenti, no, Zanone, dopo Sgotti, dopo un flash
della percezione dell'insicurezza, perché ha fatto l'esempio Frizzera, a Verona sembra che vada tutto bene, però ha vinto chi diceva la sicurezza. Calano i reati, almeno quelli ufficiali, però la gente vuole andare al poligono e vuole armarsi. E allora, di solito, cioè, la domanda è... Anche ai tempi di Hitler la gente inneggiava Hitler, abbiamo considerato che quella sia stata... Vabbè, ma adesso ci sono un po' più di informazioni, tante dai. Persone fanno Zanon veloce, cioè, un flash e dopo se la gente vuole passare il tempo a sparare, lo fa. Prego, Zanon. La sicurezza è sicuramente va di pari passo col tema di una necessità di una giustizia che... dia certezza della pena e soprattutto sia veloce, perché in molti casi le lungaggini e la burocrazia che insistono sul sistema giustizia, ahimè, portano poi moltissimi malfattori a sentirsi a spadroneggiare nel territorio, accadono nel territorio. Il degrado accade anche per questo, perché non c'è un filo logico, e chiaramente dobbiamo anche tener conto che le forze dell'ordine sono, proprio per le difficoltà del sistema giustizia, sono ancora più in difficoltà a fare il loro mestiere, nonostante sappiamo le paghe che hanno, sappiamo benissimo le condizioni in cui operano e magari i mezzi non sempre adeguati ai nuovi fenomeni. Quindi secondo me il tema è un tema che va affrontato, la politica deve fare la sua parte, e credo che i temi che sono stati toccati sono tutti, e credo che abbassare la guardia o richiamarsi a leggi che spesso non sono applicate, si parlava della Bossi-Fini, ma la Bossi-Fini per esempio sulle espulsioni è completamente inapplicata, perché andiamo a chiedere quante espulsioni ci sono state nel territorio italiano. Io oggi ho ricevuto una telefonata da una persona che mi dice: guarda, io ho un lavoratore che viene dal Brasile, che vuole inserirsi, che ha tutti i numeri, adesso è arrivato con un visto di turistico, e sostanzialmente è più facile per un richiedente asilo avere l'assistenza dallo Stato e avere gli strumenti poi per rimanere in Italia, che questa persona che in realtà potrebbe rispondere a delle esigenze vere. In realtà abbiamo talmente tanti problemi qui in Italia che credo sia utile pensare seriamente a rivedere la gestione e il governo dei flussi, che in questo momento ha creato dei guasti nel territorio. Il tema dell'immigrazione, il tema della sicurezza, si riallaccia al tema della politica. Ormai abbiamo sforato, sono le 23.07, noi dobbiamo chiudere alle 23. E niente, io ovviamente ringrazio questa sera i nostri ospiti, ringrazio soprattutto anche da casa, che mi scuso nuovamente, non riusciamo a leggere tutti gli sms che avete mandato, continuate, perché noi ci impegneremo con la Samuela che continua a riceverli, ma vedremo un attimino, insomma, se magari pubblicarli in qualche altro modo. Mi scuso se non riusciamo a approfondire ancora di più questo argomento, ma lo riprendiamo nelle prossime settimane sicuramente con voi, che siete sicuramente invitati alle prossime puntate del Tarlo. Vado subito a presentare, perché sono la Regia Italia, la trasmissione, e a ringraziare Raffaele Zanon del Partito Fratelli d'Italia, del direttivo nazionale. Buonasera, grazie per essere stato qui con noi. Un ringraziamento particolare anche a Paola Ghidoni della Lega, grazie, e ovviamente alla prossima. Buonasera Ghidoni. Grazie a voi e buonasera a tutti. Grazie. Un ringraziamento particolare a Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Buonasera Simone. Buonasera, grazie. E grazie di essere stato qui con noi. Un ringraziamento particolare anche ad Andrea Frizzera del Partito Socialista, coordinatore della Provincia di Padova. Buonasera Frizzera. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Un ringraziamento particolare anche a Luciano Sguotti del Partito Democratico. Se posso dire solo una cosa, non vorrei che dentro tutto sto fatto ci sia questa voglia quasi di ritornare un'altra volta in campagna elettorale. Non vorrei che... vediamo domani l'esito. Allora, spero che tutto questo non ci porti, come dire, a pensare che l'Italia è una permanente. Se il governo ci sarà, la settimana prossima ne parleremo di sicuro. Grazie Sguotti. E un ringraziamento anche a Angelo Zuppato a voi. Di Liberi e Uguali. Ringraziamento a Samuela, eccola qui, Samuela, che mi ha coadiuvato nella trasmissione. Buonanotte a tutti. E un ringraziamento a tutta la regia, a Davide, a Massimo e a Deriberto. E come sempre un ringraziamento a voi da casa che sempre ci seguite. E insomma, un'esortazione a fare sempre meglio. A voi auguro una buona serata e ci vediamo giovedì prossimo. Buonanotte.